Simone Dario, nato a Trento la 200, l'8/10/1959. Lei è sottoposto a custodia in detenzione definitiva per esecuzione? Sì, detenzione domiciliare. Sì. Va bene, devi rispondere alle domande che lei... Presidente, si è intervenuto un accordo acquisitivo con le difese per velocizzare l'esame del De Simone, riguarda in particolare le dichiarazioni rese dal De Simone Dario in udienza 17 febbraio 2012 e 2 marzo 2012, processo nei confronti di Alfani Remo più altri, tenutosi innanzi, in corso di svolgimento innanzi alla Corte di Assise di Napoli, quinta sezione. Se le parti possono formalmente esprimere il loro assenso su queste dichiarazioni, limiti ovviamente Avvocato Montone, sì, Avvocato Montone, anche a nome del collega De Caro, prestiamo il consenso all'acquisizione dei due verbali indicati dal protagonista. Il Tribunale, preso atto, dispone l'acquisizione. Sì, serve un attimo la consegna dei verbali per, sì, per l'esame del presidente. Prego. Buongiorno signor De Simone, senta, le faccio alcune domande preliminari. Noi abbiamo già acquisito alcuni verbali e dichiarazioni da lei rese, quindi le farò poche domande, però alcune le farò sul suo ruolo nel clan e altre vicende afferenti allo stesso. Prima cosa volevo chiedere, lei è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza Spartacus il 29 gennaio 96? Mi sente, De Simone? Io ho risposto, ho detto sì. Ah, sono stato arrestato il 29 gennaio. Senta, lei iniziò a collaborare poco dopo il suo arresto del 29 gennaio 96? Dopo pochi giorni. Senta, lei è stato una delle persone latitanti all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare cosiddetta Spartacus del 5 dicembre 95? Sì. Senta, De Simone, con lei e c'erano altre persone che si resero latitanti a questa ordinanza, almeno quanto riguarda i principali, che le ricordi? Erano parecchie persone che si resero latitanti per quell'ordinanza. Senta, De Simone, da quanto tempo disponevate delle liste, dell'elenco delle persone per cui si ipotizzava una probabile esecuzione di ordinanze di custodia cautelare che potevano verosimilmente essere colpita dall'ordinanza ciò prima dell'esecuzione dell'ordinanza stessa Spartacus? Erano diversi mesi, qualche anno pure addirittura, che avevamo notizie di tutte le persone che erano state indagate, quindi leggendo gli elenchi delle persone chiaramente ci facemmo un'idea chi quando sarebbe stata l'operazione, sarebbe partita, le persone che dovevano essere arrestate, insomma. Ma avevamo notizie da parecchio tempo. Senta, nel periodo antecedente all'ordinanza Spartacus, quindi parliamo prima del 5 dicembre 95, lei era latitante per altri delitti, ovvero latitanza preventiva, o che tipo di abitudini aveva per eventuali cautele in relazione alla disponibilità di queste liste? Come io, se non ricordo male, non ero latitante, però chiaramente ci comportavamo come da latitanti, nel senso che c'era sempre questo pericolo che all'improvviso potesse partire questa operazione Spartacus, insomma, quindi non si dormiva a casa, si dormiva in altre abitazioni, ti comportavi in tutto e per tutto come un latitante praticamente, era una prassi normale tra di noi, insomma, nel nostro gruppo. Senta, per quanto riguarda le vostre informazioni in quanto l'ordinanza Spartacus, quali erano le fonti d'accusa, in particolare i collaboratori che voi ritenevate potessero aver reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria e che quindi potevano costituire la base probatoria di una ordinanza? Le notizie erano diverse fonti, devo dire la verità. C'era un maresciallo di Ross che ha già dato dichiarazioni di queste persone, c'era un'altra persona che io non conosco che era molto vicino a Zaccaria Vincenzo,
E poi altre notizie che arrivavano direttamente dalla procura, quindi però diciamo che queste persone qua, l'unico che conosco, che so che era la persona che ci ha dato la notizia, che poi è stato anche il maresciallo che ci ha dato la notizia che quella sera partiva l'operazione Spartacus. Infatti quando vimmo questa notizia io mandai dei ragazzi insomma fuori le caserme dell'Acro Aversano, insomma, quindi per vedere se risultava verità questa notizia. Infatti quando tornarono mi disse: Dario, è pieno di carabinieri, polizia da tutte le parti, insomma, quindi capimmo che quella era la notte che doveva partire l'operazione, e poi così fu. E sempre parliamo del primo precedente all'esecuzione dell'ordinanza Spartacus, voi in relazione alle collaborazioni di alcuni soggetti vi aspettavate l'ordinanza, e quali erano in particolare i collaboratori principali per cui ritenevate avessero reso dichiarazioni compromettenti per voi? Io avevo letto le dichiarazioni di Simone Carmine, e in realtà insomma diciamo che non è che io non mi preoccupavo tanto di Schione, perché insieme a Schione Carmine io non avevo fatto mai reati, l'ho incontrato poche volte nella mia vita, insomma, Schione Carmine, però chiaramente chi si preoccupava erano Schione Francesco e altri personaggi di Castel di Principe, insomma. Lei dicendo che non c'era si preoccupava... Quadrano, io... Lei dicendo che mi preoccupavo... Mi scusi Simone, lei dicendo che non si preoccupava molto riguardo in relazione al fatto che la conoscesse relativamente, riguardo al coinvolgimento per fatti omicidiari, cioè il fatto che Schiavone Carmi non aveva commesso con lei fatti omicidiari, oppure si riferisce ad altro? Sia i fatti omicidiari e sia altri fatti anche di altra natura, voglio dire, anche perché ripeto, io era una persona che io insomma l'ho incontrato due o tre volte, se non vado errato, però non ho avuto mai rapporti, diciamo, che potevano essere degli interessi all'interno del clan dei Casalesi, voglio dire. Io mi preoccupavo più di Quadrano, di Galasso Pasquale, che potevano fare altre dichiarazioni, ma io personalmente, insomma, di lui non è che mi preoccupavo tanto. Ho capito. Senta, volevo chiederle, lei nel periodo precedente, di poco precedente, al dicembre 95, lei che tipo di livello aveva raggiunto all'interno del clan dei Casalesi? Io ero al vertice del clan dei Casalesi, ero uno dei più anziani col vincolo del giuramento, insomma, quindi partecipavo a tutto quello che erano gli interessi dell'organizzazione. E senta, per quanto riguarda la sua zona, diciamo, di provenienza o direttamente controllata da lei, qual era questa? Noi, io personalmente, insieme a Biondino e Zaccaria Vincenzo, controllavamo il Lago Aversano. Poi io avevo anche un ruolo di contatto tra il nostro gruppo e altri gruppi della campagna, come gli Alfieri, come Moccia, Ricciardi e altre persone. Senta, lei originariamente in quale zona operava all'inizio, quindi, della sua scalata all'interno del clan dei Casalesi? Qual era la sua zona di diretta influenza? La zona era, diciamo, come paese era Trentola Ducenda, poi c'era Vessa, c'era altri paesi limitrofi. Diciamo che io vivevo più a Casal di Principe che a paese mio, diciamo, tra parentesi, anche perché mangiavo là, dormivo là, stavo con le persone là, insomma, quindi il paese mio era come solo paese, ma come zona di influenza io giravo, insomma, quindi ripeto, stavo più a Casal di Principe che a paese mio. Senta, dopo la loro discussione dell'ordinanza Spartacus del dicembre 95 e prima del suo arresto della fine del gennaio 96, ci sono state delle evoluzioni per quanto riguardava il vertice del clan, quindi nel periodo in cui fu eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, in relazione all'arresto di numerosi affiliati e capi? Diciamo che non era cambiato nulla, nel senso che i vertici erano sempre quelli, erano Sandovan, Bitognetti, poi c'erano noi, io, Zaccaria Vincenzo, Zaccaria Michele, Walter Schiavone, Francesco Schiavone, Di Luigi, cioè non era cambiato nulla, diciamo, rispetto a questo evento praticamente. Sì, scusi, la riduzione degli affiliati per effetto degli arresti aveva
seriamente compromesso il clan, ovvero c'è stata una rapida sostituzione? No, che io sappia no, insomma, le cose continuarono normalmente come prima, voglio dire. Senta, vi era una politica da parte dei vertici del clan per quanto riguarda la necessità, utilità, opportunità di sostenere candidati, persone singole, specifiche, nell'ambito delle singole elezioni comunali, regionali o politiche che fossero? Io quando mi sono interessato di queste cose è stata la prima volta con, mi ricordo di quell'anno, era quando era candidato l'avvocato Alfonso Martucci col Partito Liberale, e ci interessammo affinché venisse eletto, perché poi fu eletto, insomma, ma era sempre, questo è stato quando ci fu la rottura con i democristiani della provincia di Caserta, e scrivone Francesco Sandokan, per una questione di rispetto, disse stavolta non li voteremo, ma voteremo a Partito Liberale, che nelle nostre zone il Partito Liberale non esisteva più da anni, insomma, quindi era una roba strana, diciamo, però alla fine, insomma, riuscimmo a farlo eleggere, infatti fu eletto l'avvocato Martucci del Partito Liberale, quella fu la prima volta. Questo riparla delle elezioni politiche in questo caso? Come? Sta parlando delle elezioni politiche. Esatto. Sì, no, io le chiedevo più in generale se qual era l'atteggiamento da parte dei vertici del clan e del clan per quanto riguarda le necessità, ripeto, utilità, opportunità di sostenere candidature di singoli soggetti nelle elezioni amministrative, quindi locali, regionali, ovvero politiche. Se vi era una strategia del clan in via generale. In linea di massima sì, insomma, c'era questa, questa cosa di fare eleggere le persone a livello locale, però diciamo non più di tanto, non è che stavamo, se c'era una persona che poteva interessare al clan, insomma si aiutava. Io per esempio nel mio paese non mi sono mai interessato di fare eleggere un tizio Caio, insomma, all'interno dell'amministrazione comunale, anche perché per noi, diciamo la verità, cambiava poco, o una parte politica o l'altra parte politica, gli affari si continuavano sempre a fare, insomma, voglio dire. E nei casi in cui avete invece scelto diversamente, quindi di sponsorizzare e sostenere qualche candidato, qual era l'utilità che ne traevate da ciò? Io le dico la verità, dottore, noi, ecco, nel caso faccio un esempio, dell'avvocato Martucci alle politiche, io non so se dopo c'è stato chiesto qualche piacere, qualche cortesia, così altri politici, ripeto, noi, per me, io faccio un esempio, per me era un candidato o l'altro, insomma, i fori te li facevano sempre, voglio dire, però ripeto, non so delle cose specifiche, nei contesti specifici che hanno potuto fare per l'organizzazione. Ho capito. Senta, veniamo a un caso più specifico dunque. Lei ha conosciuto Nicola Cosentino e se sì quando? Io Nicola Cosentino lo conosco, voglio dire, faccio una parentesi, lo conosco da ragazzo, anche perché lui giocava nella squadra di Casal dei Principi, io giocavo in un'altra squadra. Ci siamo incontrati diverse volte, poi io l'ho rincontrato negli anni 90-92 una volta sullo stadio a Casal di Principe e in un'altra occasione l'ho incontrato a casa di sua moglie, cioè dello zio di sua moglie. In un'altra occasione o in altre occasioni? In altre occasioni, altre occasioni. Altre occasioni. Senta, vorrei chiederle, vi sono stati degli approcci da parte di Cosentino Nicola con lei per utilità, necessità elettorali di candidatura? Guardi, adesso non ricordo con precisione, so che, cioè, io dico la verità, mi sono interessato per sia a paese per farlo votare, dico la verità, insomma, quindi anche perché poi io conosco bene pure la famiglia della moglie, insomma,
c'è il cognato di Cosentino, che abbiamo giocato a pallone insieme da ragazzini, insomma, ci abbiamo la stessa età, siamo coetanei. Mi sono interessato per le persone che lo dovevano votare, insomma. Questo è quello che mi ricordo io. Vuoi essere più specifico questa votazione, a quale votazione si riferisce, come andò questo suo interessamento? Come fu? Guarda, se non ricordo male era per le elezioni regionali, se non ricordo male. Dovrebbe essere le elezioni regionali. Le elezioni regionali di che anno, si ricorda? Credo sia stato nel 92, ma non sarei certo che... Senta, lei, la sua incertezza si lega al passare del tempo, al fatto che è passato molto tempo? Ma io mi ricordo che, credo che sia stato nel 92, però non sarei certo. Mi ricordo sicuramente che dovevano essere le elezioni regionali, credo. Senta, fu più preciso nell'interrogatorio del 13 settembre 96, quando fu interrogato su questo punto, rese queste dichiarazioni in riassuntivo. Allora, lei ha dichiarato: in occasione delle elezioni regionali del 95, Cosentino Nicola mi chiese espressamente di aiutarlo nell'imminente campagna elettorale. Sì, dovrebbe essere quella là, nel 95. Quindi è quella o dovrebbe essere quella? Mi scusi, di Simone. Lei ha dichiarato che era... No, dovrebbe essere quella. Dovrebbe essere quella del 95. Forse non ricordavo bene io. Non ricordava bene. Lei il 13 settembre 96 disse che ha parlato delle elezioni regionali del 95, quindi praticamente meno di un anno prima. No. È stato preciso allora? Sì, credo che siano quelle del 95. Ripeto, il 13 settembre 96, quando rese questo interrogatorio, ricordava sì. Meglio e quindi ha indicato correttamente le elezioni regionali del 95? Credo di sì, perché insomma, i fatti erano più vicini rispetto adesso, sono passati 15 anni, quindi okay. Insomma... Mi spiega quindi come avvenne che si rivolse a lei Nicola Cosentino per queste elezioni regionali? Io ripeto, lo incontrai, se non ricordo male, era di una domenica a casa, io ero a casa dello zio della moglie, e siccome là le case sono comunicanti, scambiamo quattro chiacchiere di questioni di politica, di quell'essere robe qua, insomma, quindi mi chiese se potevo avere la possibilità di aiutarlo nelle votazioni, insomma, per le votazioni perché lui era candidato. E lei ha parlato della casa della zia dello zio della moglie. Chi è lo zio della moglie? Lo zio della moglie era De Cristoforo Gaetano. Questo è lo zio della moglie. La moglie invece chi era? Chi è? Dovrebbe essere Esposito come cognome. Il nome si ricorda? Se si ricorda il nome di battesimo se lo ricorda? No, adesso mi sfugge. Sì. Senta, fu più preciso sempre lo stesso verbale, glielo rappresento per aiutare la memoria. Le ha dichiarato: l'onorevole Cosentino, consigliere regionale in carica presso la regione Campania ed anche assessore, ha sposato Esposito Marisa, nipote di Cristoforo Gaetano, cugino della moglie di mio fratello Aldo. Esposito Marisa? Marisa, sì. Marisa, sì. Senta, quindi mi ha detto, quindi De Cristoforo Gaetano a sua volta aveva un rapporto di parentela con lei? Moglie di Cosentino? No, di Cristoforo Gaetano mi ha detto, aveva un rapporto di parentela con la moglie di suo fratello Aldo. Era la moglie di mio fratello Angelo, no Aldo? Angelo, mi scusi, Angelo. Sì, sono cugini. Sono cugini. Senta, quindi mi ha parlato che è venuto una domenica nella casa, mi chiese il suo interessamento a casa di suo zio una domenica. Dov'è questa casa, zio di Cristoforo Gaetano? Come la frequentava? Perché? La casa si dà in 3 Provicenza,
vicino al municipio, se non sbaglio, via De Nicola. Era una casa che frequentava Nicola Cosentino, questa? È attaccata, diciamo, lo stesso, si può dire che è lo stesso civico, perché sono delle case che hanno un cortile sia da, diciamo, da una strada sia dall'altra, insomma, quindi è una casa che potevi entrare sia da via De Nicola sia via della via Pietà, insomma, quindi... Le case che erano attaccate quali erano? Scusi, può chiarire? La casa, quali erano? Era quella di Cristoforo Gaetano e il suocero di Cosentino Nicola. Quindi la casa di Cristoforo Gaetano e la casa del suocero di Cosentino Nicola, se ho capito bene? In un unico cortile, ecco, voglio dire... Ho capito. Senta, quindi in quell'occasione... In quell'occasione le fu chiesto se poteva interessarsi nel fare cosa. Cosa doveva fare lei per a beneficio di Nicola Cosentino? Niente, se poteva aiutarlo nelle votazioni, chiaramente, come si faceva sempre, insomma, era un fatto, una prassi normale, che uno cerca una mano quando ci stanno le elezioni, sia quelle locali sia quelle regionali o provinciali, insomma. Ho capito. E lei accettò? Gli dissi che mi sarei interessato, avrei fatto il possibile, insomma, per aiutarlo in questa questione. E in concreto cosa fece? Personalmente o investendo anche altri? Ho parlato pure con altre persone che erano vicino a me, dissi se insomma potevano dare di passare la voce le persone che erano più vicine a noi, famiglie che si conoscevano, di votare il Cosentino. Con chi ne parlò? Con quali persone parlò? Parlai con D'Alessandro, Salvatore, con Biondino, adesso altre persone, se non sbaglio, con Autiero di Gricignano. Sono queste le persone che mi ricordo che ho parlato. Parlò anche con esponenti di spicco del clan, oltre alle persone che ha già citato, pure esponenti di spicco del clan, con altri? Sì, se ne parlava all'interno dell'organizzazione di questa questione. Quindi ne parlò all'interno del clan di questa questione. Ricorda a chi altri ha esposto la richiesta di impegno da parte del Cosentino e il suo impegno, e quindi rivolgendo ulteriormente questa richiesta di impegno ad altre persone? In questo momento non ricordo se non ho parlato con altre persone. Sempre il verbale del 13 settembre 96, lei più preciso glielo rappresento per aiutare nel ricordo. Lei ha dichiarato: allora, in occasione delle elezioni regionali del 95, Cosentino Nicola mi chiese espressamente di aiutarlo nell'imminente campagna elettorale. Mi pare che egli fosse candidato del CCD e dal suo dire puntava a diventare assessore alle finanze. In effetti io mi diedi da fare per aiutarlo nella campagna elettorale e parlai anche con un dentista di Lucenta, del quale non ricordo in questo momento il nome, anzi mi sovviene che si chiami Anselmi di cognome, coordinatore nella zona di Forza Italia. Ciò sempre durante la latitanza. Ho parlato anche con Schiavone Walter e Zagaria Vincenzo, Schiavone Vincenzo, tutte persone che peraltro ben conoscevano il Cosentino. Queste quattro persone che ho citato sono altre persone con i quali parlò del sostegno richiesto dal Cosentino? Possibile che ci ho parlato con queste persone, non lo escludo, insomma, però in questo momento non ricordo. No, in questo momento non so ricordo. Il 3 settembre 96 lei ha dichiarato questa persona, dentista di Lucenta, Anselmi di cognome, le sono venuto, coordinatore della zona di Forza Italia, e poi ha parlato anche di Schiavone Walter, Zagaria Vincenzo e Schiavone Vincenzo. Possibile, non lo potrei, cioè, però adesso ripeto, in questo momento non avevo memoria di questa, se ho parlato con queste persone, però chiaramente non lo escludo. Mi scusi, ripeto, visto che gli ho fatto la rappresentazione della contestazione verbale del 13 settembre 96, ho capito che non lo esclude. All'epoca raccontò i fatti in modo più aderente alla realtà fattuale, visto che si trattava dell'anno dopo. No, è verosimile, ci avrò parlato con Zagaria, con Schiavone e con altre persone. Insomma. Quindi conferma di averne... Non è questo che le ha chiesto il pubblico ministero?
Le ha chiesto quando lei rese la deposizione che le ha letto, è vero, all'epoca, lei riferiva cose che erano vere? Niente, Presidente, se lo riferite significa che erano vere. Ripeto, dopo tanti anni non ho ricordo, diciamo, questa è ammissibile. Ma se lo dichiarate significa che è la verità. Quindi lei ha passato la proposta anche ai vertici del clan, invece il clan accettarono di sostenere Nicola Cosentino? Gli altri vertici? Sì, credo accettarono questa proposta, perlomeno per quello che ricordo è così. Senta, ci fu un impegno anche su distinte zone, lei per esempio si impegnò su quale zona, se lo fece, per sostenere il Cosentino? Diciamo che le zone nostre erano Trentola, Aversa, Gricignano, San Marcellino, Teverola, queste erano le zone che ricordo io siamo interessati. Lei personalmente cosa ha fatto in una determinata zona, se ha agito in una specifica zona? In realtà io personalmente non è che abbia fatto tanto, insomma, nel senso che erano altre persone che chiaramente quando mi incontravo con diverse famiglie del mio paese, insomma, mi davo l'indicazione e poi c'erano altre persone che giravano per questa cosa. Insomma. Quindi lei ha dato delle indicazioni direttamente alle persone che incontrava e poi ha demandato ad altre persone anche lo stesso compito? Simone, ha capito la domanda? Sì, ho detto sì, ho risposto di sì. Non avevamo sentito, mi scusi. Le persone che aveva incaricato a sua volta per indicare la necessità e opportunità di votare Cosentino Nicola alle elezioni regionali del 95, chi erano? Componenti del clan, amici, altro, familiari, mi dica. Erano diverse persone, sì, componenti dell'organizzazione, sì, altre persone che erano pure al di fuori, insomma, familiari, gente che tu conoscevi, paesani e quant'altro. E senta, all'epoca questa sua attività diretta e tramite persone che da lei delegate si era svolta in una specifica in uno specifico collegio elettorale o comunque in uno specifico comune o zona? Non ricordo, dottore, adesso non ricordo con precisione, però credo di sì, insomma era un unico. Ricorda se avete anche calcolato in relazione al suo impegno diretto, quello suo specifico attraverso personale, attraverso altre persone, se avevate raggiunto un certo numero di votanti a favore di Nicola Cosentino? Calcolo che io non ho mai fatto, tantomeno che mi ricordo io, si sono fatti dei calcoli di voti più o meno quando si potevano simulare, insomma. Perché lei fu più preciso in questa domanda, il 13 settembre 93, sempre lo stesso interrogatorio, fu inevitabilmente più preciso, lei ha dichiarato, allora, solo in Trento la Cosentino, in occasione delle elezioni, ha raccolto 700 preferenze. Io stesso ho chiesto a varie persone la cortesia di votare Cosentino Nicola. Quindi ha indicato su Trentola soltanto 700 preferenze che avete riuscito a raccogliere. Se non ricordo male dovrebbe essere così, ma anche perché diciamo che la famiglia della moglie di Cosentino è una famiglia molto, molto grande, molto conosciuta al paese, quindi c'è stata anche una forte, diciamo, come posso dire, la famiglia della moglie, insomma, l'hanno votato in blocco, voglio dire, quindi c'è stata una grossa componente, insomma, della famiglia della moglie. Sì, la domanda che volevo farle, visto che l'interrogatorio ha indicato solo su Trento, la Cosentino in occasione delle elezioni ha raccolto 700 preferenze, la domanda che volevo farle era in relazione a questo numero, avevate anche quindi quantificato quanto era il numero delle persone che avevano votato Trento, secondo i vostri calcoli errati o corretti? No. Io ho detto questo perché sicuramente quando uscì di negoziazione sono
sono già di voti che ha preso nel paese di Grande Lucenda, quindi insomma ecco perché lo conosco, ma non era un conteggio preventivo, insomma. Erano parecchi voti, ma voglio dire. Questo era orientativamente il calcolo che avevate fatto all'epoca. Non ho capito, dottore. Questo era orientativamente il calcolo che era stato fatto all'epoca. Esattamente. E senta, può spiegare concretamente, visto che lei ha parlato sia di aver agito personalmente, quindi quando avvicinavo le persone, di dire questa utilità di votarli, sia aver delegato da altre persone che ha già indicato se sia del clan che non, come viene attuato e come è stato attuato in quel caso e come viene attuato in genere questa sorta di convincimento rivolto a terze persone nel votare un candidato? Ma non c'è una questione di persone che tu conosci, che loro conoscono te e tu conosci loro, insomma, quindi chiaramente gli chiedi la cortesia, loro te la fanno, sapendo che poi se queste persone avevano bisogno di qualche favore, sapevano che insomma io e altre persone lo ci potevano fare, insomma, quindi era un fatto reciproco, ti conoscono e sanno che se mi dici una cosa, insomma, la cortesia te la facevano, il favore te lo facevano, insomma. Ti conoscono, intende, ti conoscono come persona fisica, come componente del clan, mi spieghi bene. Uno ti conoscono come paesano, come persona, poi sanno pure che tu insomma appartieni a una certa, diciamo, organizzazione, quindi questo diciamo è la. Senta, un accordo rivolto alla persona appartenente a un'organizzazione laddove si viene chiesto il voto e vi è l'assenso da parte di questa persona è un accordo impegnativo da parte sua? No, cioè, è un fatto reciproco, ripeto, se io personalmente chiedevo a una persona del mio paese, una famiglia del mio paese di votare una persona, allora lo facevano, insomma, perché mi conoscevano, sapevano chi ero, sapevano che potevano contare sempre su di me, su un aiuto di qualsiasi genere per loro, quindi era normale, ecco, insomma. Questo l'ho compreso, la mia domanda era, nel momento in cui se lei si rivolgeva ad una persona e gli chiedeva il voto su una persona e quello accettava, questa accettazione da parte di costui di votarlo nel futuro era una accettazione vincolante, nel senso che era un impegno di fronte a lei o era un impegno che potevano anche rimangiarsi? Quello voglio capire. Poi io giustamente dicevo di votarla, poi chiaramente se questa persona non dava il voto, io chiaramente non è che gli potevo dire andavo là e gli facevo un torto, voglio dire, però sapevo che insomma l'avrebbero fatto, ecco. Okay. Non è una cosa vincolante, dici tu al 100% obbligatoriamente devi fare questo e basta, tu ti ci chiedevi di farlo sapendo che poi queste persone l'avrebbero fatto, insomma. Ho capito. Senta, questo è la dichiarazione che ha reso su Trentola, ricorda l'organizzazione si è mossa attraverso individuando anche altri soggetti sulle singole zone che avrebbero votato alle regionali del 95 di Nicola Cosentino? Ripeto, ne parlai con Autiri, Andrea, di Grigignano, dissi se si poteva interessare a paese suo di far votare il Cosentino, insomma. Quindi su Grigignano accettò Autiri, Andrea? Sì, che ricordo io, accetto insomma di fare questa cosa. Senta, scusi, ma chi era Autiro Andrea di Grigignano? Autiro Andrea era un affiliato del clan dei Casalesi, che era vicino al gruppo mio, quello di Biondino Francesco. Aveva un ruolo sulla zona di Grigignano, Autiro Andrea, o scusuto? È il responsabile di Grigignano, anche perché lui era nato là, è la famiglia di Grigignano, quindi. E c'aveva il soprannome che ha detto il pubblico ministero? Sì, li chiamavano la famiglia di Scusuto. Senta, ha citato anche Biondino Francesco, per quale zona si è interessato Biondino Francesco?
Avete Biondino Francesco, io e Zaccaria Vincenzo eravamo come una sola persona, quindi le zone che ho citato prima, quelle erano le zone pure fatte. Biondino si poteva interessare per Teverola, Versa, queste zone qua, sono San Marcellino. Quindi Biondino Francesco è stato interpellato, ha accettato anche lui e ha rivolto conseguentemente orientato il voto nelle zone indicate? Mi scusi, può parlare più forte che non ho sentito bene? Sì, ho detto sì. Ho accettato. Senta, vi è stato interessamenti analoghi per altre zone oltre quelle che ha già menzionato? Non ricordo se ci sono altre zone. Perché sempre nell'interrogatorio, lo stesso interrogatorio l'ha dichiarato. Per la zona di Lusciano Costanzo Luigi, per la zona di Casaluce tale Verolla Luciano detto Trentulese, per la zona di Teverola il ragionier Messina. Sì. Quindi anche queste tre persone sono state interessate positivamente come le altre? Sì. E senta, Costanzo Luigi Lusciano che rapporto aveva? Chi era e che cosa faceva su Lusciano? Luigi era una persona molto vicina a noi, ha partecipato pure insomma, a qualche omicidio, era la famiglia era una famiglia di imprenditori che avevano un deposito di materiali edili, il padre fu ucciso dalla famiglia dei Cicco di Lusciano, quindi insomma era una persona vicina a noi. Aveva particolari possibilità su Lusciano di orientare o di comunque di farsi sentire in termini di sostegno di candidature? Diciamo che lui ha agito nell'ambito delle sue amicizie le persone che stavano a Lusciano, insomma, quindi... Ho capito. E invece per la zona di Casaluce, però la Lusciano detto Trentulese, chi era? Che faceva e che ruoli aveva? Però era molto vicino a Biondino Francesco, quindi anche lui si è interessato di questa questione su Casaluce. E questa persona per una Luciano era molto vicino a Biondino, sa che potenzialità avesse per essere un referente in questi termini per il sostegno della candidatura di Nicola Cosentino? Diciamo che è una persona che era molto conosciuta a Casaluce e quindi deve avere la potenzialità di portare a termine questa cosa, insomma. Questo suo rapporto era riconoscibile all'esterno? Questo suo rapporto con componenti del clan dei Casalesi era riconoscibile all'esterno? Esatto, era una persona che, insomma, ripeto, molto conosciuta, si interessava delle attività del paese e quindi poteva essere una buona potenzialità. Questo ragionier Messina su Teverola invece chi era? Cosa, stessa domanda, qual era il proprio ruolo su questa zona? Ma il ragionier Messina era una persona molto vicino a noi, più che altro molto vicino a Zaccaria Vincenzo, curava anche degli interessi della famiglia Zaccaria, c'aveva uno studio tra Casaluce e Teverola, era una persona molto conosciuta, insomma, quindi pure poteva portare un beneficio, diciamo, a questa causa. Senta, quindi praticamente tutte queste persone furono orientate e mosse per votare Nicola Cosentino alle elezioni regionali dell'aprile del 95. Senta, del ragionier Messina ricorda il nome di battesimo? Questo non mi sovviene, Presidente. O qualche altro elemento? O qualche altro elemento? Che consenta di identificarlo?
Mi senti adesso, De Simone? Allora, mi sente De Simone? Mi sente De Simone? Sì, non lo sentiamo più. Mi sente De Simone? Mi sente De Simone? Possiamo noi che non sentiamo lui. Mi sente De Simone? Sì.
Mi sente De Simone? Allora possiamo riprendere. De Simone mi sente? Diamo atto che sono presenti entrambi i difensori che assistono l'imputato. Allora De Simone mi sente? Sì Presidente, adesso la sento bene. Ecco, anche noi la sentiamo. Allora stavamo dicendo se lei aveva qualche poteva specificarci il nome di questo ragioniere di cui ha parlato. Messina. Messina. Gennaro Messina. Va bene. Senta, poc'anzi lei, all'esito della contestazione, lei ha indicato di essersi rivolto al dentista di Ducenta che si chiama Anselmi, coordinatore della zona di Forza Italia. Si rivolse a lui, della zona di Trento, dunque, si rivolse a lui, dentista di Ducenta, si rivolse a lui per quale motivo? Per il motivo che sapevamo che lui, a parte che era il coordinatore di Forza Italia, ma è una persona che insomma, a livello politico locale insomma, c'aveva un certo peso. E, mi scusi, puoi di rivolgersi a questa persona in relazione al peso politico è una necessità che fu rappresentata dal Cosentino o fu una sua iniziativa? Ricordo io, fu una mia iniziativa se non ricordo male. E qual era la ragione per la quale ritenne di rivolgersi a questa persona che aveva peso su Ducenta di Forza Italia? Per soddisfare quelle che erano le richieste di Cosentino in via generale. Sì, per portare più voti, per fare insomma, per avere più diciamo input, chiaramente quando più voti arrivavano meglio era, insomma, questo era il fine del contatto con questa persona. Fu positivo questo contatto? Non ricordo male, sì. Senta, Forza Italia era già partito in maggioranza all'esito delle elezioni dell'anno precedente, del marzo 94? Non lo ricordo, non saprei dire se c'era aveva una maggioranza o meno, questo non lo ricordo. Non si ricorda l'esito in questo momento delle elezioni del 94? Non lo ricordo se era un partito di maggioranza, penso. Ho capito. Comunque fu questa la ragione fu quella che ha già tracciato. Senta, volevo chiederle, la sua affiliazione con ruoli di capo del clan dei Casalesi prima dell'ordinanza Spartacus a cui si rese latitante era nota? Io ero conosciuto praticamente da tutti, si sapevano chi ero, quindi lo sapevano tutti. Senta, vorrei chiedere, a fronte alla richiesta che le fece Cosentino di sostenerlo nella candidatura per le regionali del 95, promise qualcosa in cambio? Io ricordo non lo so, non ricordo se ha fatto una proposta del genere, questo non la ricordo, dottore. Propose, diciamo, promise qualcosa genericamente in cambio, se non di specifico? Non lo ricordo questa questione, insomma.
perché sempre nello stesso interrogatorio del 13 settembre 96 lei ha dichiarato, riferito a Cosentino, egli stesso esplicitamente ci aveva detto di essere a nostra disposizione. Avrà detto una cosa del genere, però ripeto, non lo ricordavo. Come, scusi? De Simone? Credo di sì, se c'è scritto che l'ho detto, significa che, insomma... Perché lei lo ha detto, diciamo, in più di passaggi, nel verbale stesso, nella trascrizione, è ancora più chiaro, se vuole glielo rappresento. Pagina 48, quando gli ha chiesto i voti, gli ha detto chiaramente che poi sono a disposizione, questa è la domanda, e ha risposto, e niente di meno, quando uno viene a chiedere una cosa è chiaro, rimane in obbligo, dice che è implicito, cioè fu implicito o fu esplicito proprio che vi disse proprio, poi quando sarà detto sono a disposizione, io sono a disposizione, quindi lo disse proprio esplicitamente, è certo, ma lui sapeva come lo voglio arrivare a casa del suocero, certo, come no? Sì, allora, ripeto, io a distanza di 20 anni... Ma c'è, ripeto, si è scritto questa una deposizione, quello è, insomma, quindi anche perché sono dichiarazioni che ho fatto subito dopo il mio arresto, quindi ce lo ricordo molto più lucido, molto più chiaro rispetto a oggi che sono passati 15 anni. E senta, lei sempre nello stesso verbale che gli ho rappresentato ha indicato che le ha dichiarato, che lo rileggo se vuole, comunque mi pare che gli fosse candidato del CCD e a suo dire puntava a diventare assessore alle finanze. Questo già l'abbiamo sì, detto. Sì, volevo comprendere, questa disponibilità era legata anche al ruolo di assessorato che mirava a conseguire una volta eletto? Io ricordo questo, perché penso che ne ho parlato con qualcuno. Però ripeto, non mi ricordo chi ne ho parlato, sapevo che si puntava all'assessorato al bilancio, alle finanze, insomma. Senta, volevo chiederle, il Cosentino conosceva le persone di cui ha parlato, con cui ha parlato della candidatura, in particolare Schiavone Walter, Zaccaria Vincenzo e Schiavone Vincenzo? Sì, dottore, penso di sì. Le conosceva come sa che le conoscesse? Da cosa le risultava ciò? So che lo conosco perché erano paesani, insomma, si conoscono tutti, quindi sia pure la famiglia, i familiari di Casaldi Principi li conoscono tutti, anche perché era una famiglia molto in vista, insomma, c'è un'attività da tanti anni che tutti conoscevano, insomma. Senta, questa attività da tanti anni che svolgevano qual era? Loro, la famiglia trattava carburanti, gas, petrolio, insomma, i carburanti, ecco. Mi può spiegare se ricorda bene, meglio, comunque in relazione al periodo, parliamo quindi del periodo primi anni del 90, che tipo di attività svolgessero in questo settore, gas e carburanti, di cosa si trattava in particolare? Io, per quello che mi ricordo, so che c'era un deposito sulla strada andando verso Villa Literno, sulla sinistra, dove c'era anche un campo sportivo, mi ricordo, loro trattavano questo, carburanti, gas, benzina, insomma... In questo campo, insomma, c'era la società Palestana Gas, non mi ricordo se si chiamasse così o meno. Da molto tempo sapeva che avessero questa società, la famiglia Cosentino? No, mi ricordo che già negli anni 80 cioè c'era questa attività, insomma, poi non so se era precedente ancora. Io degli anni 80 ricordo che già c'era questa attività. La metà degli anni 80.
Senta, il vostro gruppo, lei o altri, si appoggiava a questa attività per qualche esigenza? Io, per quello che mi ricordo, ci sono stato una volta solo con De Falco Vincenzo, però non ho, io ho aspettato fuori, è entrato Vincenzo De Falco, non so se quale attività potessero svolgere insieme. A che periodo sta riferendosi? Beh. A che periodo questo con il Fuggiasco, Enzo De Falco, si sta riferendo? Metà degli anni 80, sì, penso tra l'86 e l'87, credo, sta finito là. Scusi, sapeva se vi era una disponibilità da parte di costoro nella fare qualcosa? Più specifico. Costoro dovrebbe dire chi? Il pubblico ministero. Allora, se sa in particolare, riformulo la domanda, Presidente, riformulo la domanda. Sa qualcosa di specifico di quale potessero essere gli affari comuni oppure le ragioni per la quale, ad esempio, De Falco si era recato da presso il... Ha detto che non lo sa. E poi dovrebbe dire se sa con chi parlava poi all'interno di questa... Se ne ha parlato con altri. Ha avuto informazioni di quale potesse essere o quale fosse? Io ripeto, non so con quale persona... quale persona ha parlato all'interno, ma credo che sia per una questione di assegni, di cambi di assegni, roba del genere, se non ricordo male. Roba di cambio d'assegno, perché sempre nell'interrogatorio, nel trascrittivo dell'interrogatorio, che l'ho già menzionato, lei ha dichiarato, pagina 44, la domanda... Vi ha fatto qualche cortesia in cambio, ha fatto qualche agevolazione, vi siete rivolti a lui per risolvere i problemi dopo, punto di domanda. E lei ha dichiarato, dottore, no, noi a volte da loro ci facevamo più che altro dei cambi di assegni. Chi li faceva? I fratelli che hanno l'industria, diciamo, questa società di gasolio. Questo dopo le elezioni o ancora prima? Prima e pure dopo. Per quello che ricordo, sì. Sì. Quindi mi scusi, questo cambio assegni può spiegare un po' che cosa, anche se è abbastanza noto, può dare una maggior specificazione di che cosa consiste questo cambio assegni? Molte volte noi ricevamo soldi da imprenditori in assegni praticamente, questi assegni venivano girati a diverse società che stava nella nostra zona, poteva essere, ecco, in questo caso la famiglia Cosentino, oppure poteva essere Passarelli, Dante, o potevano essere altri imprenditori, insomma, quindi gente che potevano contare su una liquidità, quindi questo è il favore che loro facevano. Quindi consegnavate questi assegni, consegnati agli imprenditori e venivano monetizzati in soldi liquidi? E senta, vorrei comprendere, questi assegni che venivano consegnati agli imprenditori, per quale ragione in via generale erano a voi consegnati, voi come clan? No, voi non ha detto come clan, per la verità. Sì, sì, voi, a voi consegnati. Intanto deve dire chi si è voi, chi intende per voi, noi, per noi, e poi a che titolo questi assegni erano in possesso loro. Sì, Presidente, noi intendevamo il clan di Casalesi, i soldi, diciamo, gli assegni arrivavano da imprenditori che erano sottoposti a estorsione, in molti casi ci davano degli assegni, insomma, fino a quel periodo si poteva fare, non c'erano controlli, non c'erano problematiche di nessun genere, quindi c'era un vasto giro di assegni, ripeto. Si cambiavano in diversi posti, diverse parti, diversi imprenditori. Faccio un esempio, noi Passarelli Dante per un certo numero di anni ha cambiato assegni per miliardi, voglio dire, quindi, ma ce n'erano tanti, ecco. Complessivamente di quell'importo che intende?
Sì, io dico, in 3-4 mesi si potevano cambiare anche assegni per un valore di svariati miliardi, insomma, anche perché poi le nostre zone di nostra competenza tutti erano sottoposti a estorsioni, quindi tutti pagavano, tutti gli imprenditori, tutti i tipi di lavoro, insomma, era tutto sotto controllo, ecco. Senta, volevo chiedere, lei frequentava un circolo di in Corso Umberto a Casal di Principe? In diverse occasioni lo frequentavo. Che circolo era? Da chi era frequentato oltre lei? Era frequentato da tante persone di Casal di Principe, tutti sono passati in quel circolo, insomma, da imprenditori a Walter Schiavone, a me, a Zaccaria, a Caterino, di Anna Raffaele, insomma, poi c'erano le persone, diciamo, cosiddette normali, ecco, c'erano, potevano essere avvocati, potevano essere ingegneri, geometri, insomma, ma tutti venivano frequentati questo circolo. Ho capito, ricorda se anche Nicola Cosentino frequentasse quel circolo? Io ricordo, se non sbaglio, l'ho incontrato una volta in questo circolo, se non ricordo male. Perché nel verbale interrogatorio lei fu più ampio su questa circostanza ed ha dichiarato: ho parlato anche con Schiavone Walter, Zaccaria Vincenzo, Schiavone Vincenzo, tutte persone che peraltro ben conoscevano il Cosentino. Un buon gruppo di noi frequentava il Club Napoli, sito nel Corso Umberto e Casal di Principe, il circolo che abitualmente frequentava il Cosentino. Io che lui era quello di quel circolo, io una volta in un'occasione sola, insomma. Cioè, non ho capito, visto che cioè, sa che lo frequentasse abitualmente, non ho capito la risposta. So che lo frequentava abitualmente, anche perché era l'unico circolo che sta, diciamo, nel corso principale di Casal di Principe. Ho capito. E quindi sa che lo frequentava abitualmente, una volta ricorda di averlo incontrato. Sì. Senta, sì. In questo circolo ha avuto modo di trascorrere anche nottate in periodo... Un attimo, perché l'audio è disturbato. In questo circolo ha avuto modo lei, da solo insieme a altri, a trascorrere anche nottate quando era latitante o latitante in prevenzione, prima dell'ordinanza di custodia cautelare? In un paio di occasioni sono stato, abbiamo fatto tutta la nottata in quel circolo, io, Walter Schiavone e altre persone vicino a noi. Senta, volevo chiederle... Lei ha parlato di Cristoforo Gaetano, ha frequentato spesso la sua abitazione da latitante o da latitante preventivo? Io ho frequentato spesso quella abitazione, anche perché, ripeto, eravamo amici, insomma, amici di famiglia, quindi conoscevo i figli, conoscevo lui, insomma, quindi sono state diverse volte. Sì, ma anche quando prima del 95 e anche dopo del 95, insomma, prima che mi arrestassi. Quindi anche quando era latitante frequentava quell'abitazione, ma vi alloggiava? Io potevo stare là, insomma, qualche volta potevo anche dormire là, oppure mangiavo là, poi andavo via, poi ritornavo, insomma, questa era la... Dipendeva, può darsi che io potevo stare una giornata, due giorni, come non ci andavo, poi ci ritornavo un'altra volta, ecco. Tanto poi noi avevamo diverse case a disposizione, non è che potevi dormire sempre nella stessa parte, insomma, era anche rischioso. Cercavo sempre di cambiare due giorni da una parte, due giorni dall'altra, insomma, dipendeva, ecco. Era una delle abitazioni che sfruttava abitualmente, per come ha detto, quindi nel periodo della latitanza, questa preventiva, ovvero la latitanza successiva all'ordinanza Spartacus. Sì, sì. Vedo sì, non ho sentito.
Senta, lei ha conosciuto Letizia Domenico e chi era? Può ripetere, dottore, perché ha conosciuto bene. Anche Letizia Domenico e chi era? Letizia Domenico era il cognato di De Cristoforo Gaetano, era un imprenditore edile, insomma, quindi faceva lavori stradali e altre cose. Era stato coinvolto anche lui nell'ordinanza Spartacus, nell'indagine Spartacus? Anche lui fu coinvolto nell'ordinanza Spartacus. E senta, lei ha avuto modo di... ha avuto una figlia che è nata quando era, diciamo, quando era latitante preventivo, chiamiamolo così. Sì. Si chiama sua figlia? Marina, sua figlia? Si chiama Marina? Simone, scusi, si chiama Marina, sua figlia? Sì, si chiama Marina, sì. Quando è nata? Dottore, non si sente bene, non arriva la voce chiara. Sì, quando è nata? Sì, è nata l'11 giugno del 95. Senta, il battesimo dove... Dove si tenne il battesimo? Si tenne nell'abitazione di De Cristoforo Gaetano. E quando lo avete fatto il battesimo? Adesso la data non la ricordo precisa. Quanto tempo dopo rispetto alla nascita? Dopo la nascita che mia figlia era nata. Perché lei ha dichiarato silenzio. Mi sente? Lei ha dichiarato. Lei ha dichiarato tra fine giugno e inizio di luglio del 95. Si tenne questo battesimo, è corretto? Non sentiamo la vostra voce. Ci sente? Ci sentite? Sentite? Sito remoto? Ci sentite? Sito remoto? La sento, ma sente molto piano. A volte sì, a volte no. Ora ci sentite? Sì, adesso sì. Senta, rifaccio la domanda, lei ha detto poco tempo dopo, è tra giugno e inizio di luglio che, tra fine giugno e inizio di luglio che si celebra il battesimo di sua figlia? Non vado errato, sì, dovrebbe essere quella la data. E senta, quindi venne il parroco, venne direttamente a casa a fare il battesimo? Sì. E chi era perché...
perché decise di celebrare il battesimo a casa? E c'era l'occasione che il fratello di Cristoforo Gaetano era un prete, quindi Don Pasquale De Cristoforo, lui ha battezzato mia figlia. Qual erano le esigenze di farle a casa il battesimo anziché in chiesa? Uno per me, però chiaramente c'era un problema per me, però voglio precisare che il prete, diciamo, Don Pasquale, lui non sapeva io le mie condizioni, diciamo, di uno stato sintomatico. In quel periodo, ho capito, lui non sapeva le sue condizioni. Senta, in quel periodo, parliamo quindi del giugno, inizi di luglio del 95, siamo primi, quindi prima dello Spartacus, dicembre 95, dell'esecuzione dell'ordinanza Spartacus, siamo ancora nella latitanza preventiva, o c'era qualche altro titolo o qualche preoccupazione di qualche titolo cautelare ulteriore diverso da Spartacus? C'era la preoccupazione che partisse questo blitz praticamente delle forze dell'ordine, quindi ripeto, stavamo più riservati, più, diciamo, nascosti, ecco. Senta, fino, parliamo di questo periodo, quindi pre-ordinanza sacerdotale Spartacus, il periodo che va tra il 5 dicembre del 95 e il suo arresto del 29 gennaio 96. Lei quindi sistematicamente trova appoggio e alloggio nei termini in cui ha detto, presso l'abitazione di Cristoforo Gaetano? Ripeto, non era un alloggio fisso, ripeto, diverse volte stavo là, come potevo stare in un'altra zona del paese. Capitato che andavo a dormire in via Nunzia alla Sant'Antonio, dove c'eravamo, una villetta era quasi in costruzione, quasi finita. Capitava che potevo andare a dormire da un parente o da un'altra persona, insomma, ripeto, non stavo sempre fisso in questa abitazione. Lo stava fisso, l'ho capito, però frequentemente si trovava lì, diciamo, intervallava quell'abitazione con altre abitazioni. Esatto. In che occasioni in particolare aveva modo di incontrare Nicola Cosentino in quell'abitazione? Io quello che mi ricordo, l'ho incontrato, era espressamente, se non ricordo male, di domenica, quando lui si recava a casa del suocero, della fidanzata all'epoca. La domenica, si trattava di una domenica o più domeniche? Io, guardi, con precisione, se non ricordo male, o una o due volte l'ho incontrato. Perché lei sempre nel 13 settembre 96 ha dichiarato, pagina 49 del trascrittivo, con lui sì, quasi tutte le domeniche ci incontravamo, sì, con lui sì, quasi tutte le domeniche ci incontravamo. Mi ricordo che era di domenica, perché so che lui veniva al paese, ma ti ripeto, le domeniche che l'ho incontrato sarà stato un paio di volte, credo. Scusi, perché ha indicato questo altro verbale? Lei a memoria adesso dice un paio di volte, lei questo verbale interrogatorio ha detto quasi tutte le domeniche ci incontravamo, quindi un numero decisamente più elevato di domeniche. Cambi molto, volevo capire soltanto se ci può spiegare la difformità tra queste due indicazioni. Ma credo che siccome mi ricordavo di incontrarlo solo la domenica, insomma, c'è stato un paio di domeniche che l'ho incontrato, ecco perché ha detto tutte le domeniche, insomma, che era solo di domenica che l'ho incontrato. Questo ricordo, ecco. Ho capito. Senta, l'ha incontrato anche dopo che fu eseguita l'ordinanza Spartacus? Sembra di no, non ho questo ricordo. Senta. Anche perché quando hanno fatto il blitz quella notte, so che hanno perquisito anche la casa di De Cristoforo Gaetano. E quindi io, per essere più previdente, quella notte mi sono spostato e ho dormito in un'altra località.
cioè le ricorda di essersi spostato. La domanda era se tra le pluralità di occasioni vi era anche almeno due, come ricorda oggi, vi era anche una domenica successiva al blitz. Ricordo io, dopo il movimento Spartacus, io non ho più frequentato la casa di Cristoforo Gaetano, anche perché, ripeto, quella notte, se non ricordo male, andò la finanza all'interno per acquisire la casa di Cristoforo Gaetano. Senta, sempre nello stesso verbale lei ha indicato anche incontri successivi all'ordinanza di questa data dello Spartacus, detto sia prima che dopo l'ordinanza Spartacus. Ci sono molti passi, li posso rappresentare per ricordo. Lei a pagina 79, che... ascolti, a pagina 79 del trascrittivo ha dichiarato, cioè l'onorevole tutte le domeniche veniva a mangiare a casa del suocero perché la moglie stava là e parlavamo un po' di tutte le cose come stavano andando, il fatto delle ordinanze, diciamo, tutte queste cose qua. E lui che diceva su queste ordinanze, le ordinanze di custodia cautelare, il fatto che Spartacus, il fatto di Schiavone, che praticamente, no dottore, non è il fatto in cui ti inguaiato, cioè io me la ridevo a riguardo, cioè mi devo essere sincero, io me la ridevo perché dicevo per me, Schiavone che mi può accusare, cioè non abbiamo fatto mai niente insieme a questa persona, lì mi dicevo chi mi può accusare è Quadrano, che abbiamo fatto reati insieme, siamo stati insieme tanti anni, le cose che sappiamo le abbiamo vissute, riguardo a Schiavone o riguardo per esempio, questo è un passaggio in cui si riferisce ad un incontro che successivo allo Spartacus. Un altro, pagina 84. Non lo ricordo se abbiamo fatto un altro incontro dopo che era dopo l'ordinanza Spartacus, dico la verità, adesso a memoria non mi ricordo. A memoria non si ricorda. Sicuramente quello che lei ha detto è vero, perché me lo ricordo bene, che io, come ho detto già prima, non mi preoccupavo tanto di Schiavone Carmine, ma di Quadrano Giuseppe, che io avevo commesso tanti reati insieme a lui, insomma, era la persona che io uscivo più spesso insieme a lui e io vine Antonio. Che è sempre lo stesso verbale, lei ha dichiarato in quelle occasioni con il Cosentino ho avuto vari colloqui nel corso dei quali tra l'altro discutevamo della situazione che si era venuta a creare dopo l'ordinanza di custodia cautelare relativa all'operazione cosiddetta Spartacus. Il Cosentino mi tranquillizzava, sempre specifico dopo l'ordinanza Spartacus, cerchi di ricordare bene nei limiti ovviamente del suo ricordo. Lo so, ma non avevo ricordo, se l'ho dichiarato sì, è così, insomma, anche perché ripeto, non ricordavo questo episodio, però se è scritto là vuol dire che l'ho detto io, significa che è stata verità. E senta, le furono date delle Cosentino, oltre a quello che ha già riferito, le ha mai parlato della preoccupazione di soggetti che erano per voi pericolosi sul territorio? Non ricordo, dottore. Non so se abbiamo parlato di queste questioni. Lei ha avuto mai rappresentazioni di pericolosità, di fastidi che potevano provocare l'onorevole Diana Lorenzo o Natale? Sì. Questione di Diana, insomma, si parlava che era una persona, diciamo, che poteva creare problemi sul territorio. Si parlava con chi? La Partito Democratico, se non ricordo male, Diana. Si parlava con chi? E guardi, io se ne è parlato all'interno dell'organizzazione, però adesso non ricordo con le persone specifiche che hanno parlato di questione di Diana. Senta, sempre lo stesso verbale, 13 settembre 96, a seguire rispetto a quello, pagina 89 della trascrizione, lei ha dichiarato. Ah, mi disse un'altra cosa, dottore, forse è importante questo fatto.
quelli che davano fastidio era Natale e Diana praticamente, non era Natale e non era Diana, perché erano i referenti, diciamo, di Violante. Dice, perché succedono tutte queste cose quando vengono i carabinieri nella nostra zona, blitz anticamorra? Perché loro si lamentavano da Violante, Violante pressava sulla nostra zona, dice, e quindi sono gli elementi che danno più fastidio, diciamo, nella nostra zona. Lo dice, lo afferma che ciò glielo disse Nicola Cosentino, tanto che lo indicò al pubblico ministero come un fatto forse importante, questo fatto. Può essere che l'ho detto, insomma, ripeto, se sono dichiarazioni mie, li confermo in pieno. Confermo in pieno, ho capito. E senta, vorrei comprendere, qual era la, per quello che le è stato quindi rappresentato, qual era la pericolosità che poteva derivare a voi, clan, del comportamento attribuito all'onorevole Diana, all'onorevole Natale? Quella di portare, diciamo, la questione dei casalesi alle cronache, diciamo, nazionali, insomma, quello che si scrive nei giornali della famiglia di Schiavone, tante casalesi e quant'altro, insomma, erano quelli che premevano di più per far sì che ci fosse più controlli, più polizia e carabinieri sul territorio, insomma, riguardo alla politica e quant'altro, insomma, quelli che facevano emergere, diciamo, le problematiche che esistono nelle nostre zone. Era importante che queste cose non emergessero a livello nazionale? Qual era l'utilità che tutto ciò non avesse una platea nazionale? Chiaro che le cose, quando meno se ne parla, meglio è, gli affari continuano, insomma. Io faccio un esempio, come lo scrittore Saviano è riuscito a portare delle cose che fino a prima erano state dette da centinaia di persone, ma non avevano mai una rilevanza nazionale come in quel caso, insomma, con quel libro e quel film che ha fatto, insomma, ha portato a conoscenza tutto il nostro paese quello che succedeva, diciamo, nell'Auro Versano, principalmente a Casal di Principi, insomma, tutti hanno capito e tutti hanno compreso come funziona giù da noi, ecco, voglio dire. Senta, colloquiando con Cosentino durante quindi questo periodo in cui lo ha incontrato successivo all'ordinanza Spartacus, avete parlato insieme del futuro e di ciò che gli eventi futuri avrebbero potuto comportare in termini positivi per il clan? Noi in quel periodo, vedete che stiamo parlando, si parlava anche della dissociazione. Noi ne avevamo parlato non solo noi come clan di Casalesi, ma tutto, diciamo, i clan della campagna. Parlo di Ricciardi, Moccia, di Alfieri e altre persone. Tutti erano d'accordo a questa dissociazione. Il referente nostro, perlomeno per quello che dicevano i Moccia, era riferito a Dori Borghi, il vescovo di Acerra. Ci hanno riferito a me personalmente, sia a me, Zaccaria Vincenzo e Caterino Giuseppe, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con Mallardo e Moccia, che era d'accordo anche il ministro Conso all'epoca. Praticamente noi dovevamo iniziare questa dissociazione, fare trovare delle macchine di armi, insomma, praticamente ci dovevamo arrendere. C'erano delle trattative in corso, ripeto, tutti erano d'accordo, alla fine l'unico che non fu d'accordo fu Schiavone Francesco Sandra, disse no, questa cosa non la faccio e quindi non ne voglio più parlare proprio, insomma, anche perché voi Bidognetti dalla parte nostra erano d'accordo, i Moccia erano d'accordo, Alfieri era d'accordo, i Ricciardi erano d'accordo, i Mallardi erano d'accordo, solo Schiavone disse di no. Perché dissero che all'epoca un po' c'era questa questione di Dori Borghi, poi se vinceva Forza Italia
c'era una speranza di proseguire queste cose, insomma, si discuteva di questo, ecco, poi non se ne è fatto più niente. Senta, quindi vi era una larga intesa a parte Schiavone Francesco, qual era le utilità per voi nel sostenere un'ipotesi legislativa che creasse una legge sulla dissociazione? Quali erano le vostre utilità? Che si parlava che se avrebbe vinto Forza Italia questa questione sarebbe andata avanti e quindi avere dei trattamenti speciali come eliminare l'ergastolo, il sequestro dei beni, insomma, era una sorta di papello della provincia di Caserta, insomma, in campagna, insomma, anche perché poi, ripeto, le trattative erano contingenti, nel senso che c'erano i siciliani da una parte e le persone che stavano in campagna dall'altra parte, insomma. Queste sono dichiarazioni che già ho fatto sempre nel 96, quindi ripeto, anche quando stavo in carcere da collaboratore mi venne proposto di rivolgermi a Don Riboldi, insomma, di, invece di collaborare con la giustizia, ma bensì di dissociarmi. Io rifiutai, con tutta risposta, poi mi venne ucciso mio fratello e mio cognato, insomma. Senta, può spiegare bene questo discorso che riguardava sia i casalesi che i siciliani? Noi, ripeto, le notizie, queste notizie qua io le da Luigi Noccia, sapevo che in Sicilia era partita già una trattativa, diversa da quella nostra. Noi dovevamo iniziare la nostra dissociazione con un certo diciamo modus. A Salerno mi ricordo che fecero trovare delle macchine piene di armi, e là dovevo iniziare, diciamo, era il segnale che i clan della Campania stessero per arrendersi, diciamo. Poi, ripeto, non se ne fece più niente perché in tutti gli incontri che abbiamo avuto con i Noccia e con altre persone, che poi chiaramente questi incontri venivano riferiti a Sandokan, a Schiavone Francesco, e lui disse: io da parte mia non faccio trovare neanche un temperino, e quindi non mi voglio né arrendere né tantomeno iniziare una trattativa con queste persone. Questo fu un po' ficcoso là il discorso. Quindi lei ha tessuto direttamente, lei De Simone ha tessuto direttamente i rapporti con gli altri clan, le altre famiglie per sostenere questa ipotesi di dissociazione di cui si parlava all'epoca. Io ho avuto 4-5 incontri con i Noccia, con Luigi Noccia all'epoca, e ci siamo incontrati 4 volte. L'ultimo incontro, non ricordo bene, fu fatto a Varcaturo, all'interno del ristorante albergo La Pacoda. Eravamo presenti io, Zagrea Vincenzo, Caterina Giuseppe, Mallardo Giuseppe, Noccia Luigi, c'era l'autista di Mallardo, se non ricordo il nome, ricordo il soprannome, lo chiamavano Giulianiello, e un altro ragazzo di Giuliano. Là si fece l'ultimo incontro dove dicemmo che Schiavone Francesco Sandokan non era d'accordo a questa scelta, praticamente. L'unico praticamente che non era d'accordo. È stato l'unico che non era d'accordo. L'unico che non era d'accordo a questa scelta, ovviamente. Addirittura, ripeto, Bidognetti era d'accordo con loro, voleva dissociarsi. Perché era d'accordo con il Mallardo, perché lui con il Mallardo andava, era come quello e camice con la famiglia Mallardo. Senta, sa se qualcuno dei Moccia fece dichiarazioni di dissociazione? Ricordo male, dovrebbe essere il fratello che era in carcere, non mi ricordo adesso, non mi so dire il nome, Enzo se non sbaglio. Detto Enzo, il Moccia detto Enzo. Enzo detto Enzo, esatto, Moccia detto Enzo, che era in carcere perché lui doveva ascoltare, mi ricordo che lui si costituì, perché doveva scontare pochi anni di carcere, insomma pochi mesi, adesso non ricordo. Poi ci fu l'imprevisto della collaborazione di Pasquale Calasso e tutto, insomma, incominciò a precipitare. Chiaramente i Noccia si incominciarono ad operare in questa questione.
Senta, ma da chi proveniva questa iniziativa? Un attimo. Ma quello che posso dire con certezza è che tu hai iniziato a partire dalla famiglia Nocci, da lei è partito tutto, anche perché loro avevano molti agganci a Roma, anche a livelli alti, voglio dire, sia della Chiesa, sia della politica centrale. Per quello che lei sapeva, era un'ipotesi che era congiunta o disgiunta e parallela rispetto alla trattativa dei siciliani? Ma io credo che sia stata una trattativa parallela, no, congiunta, ripeto, perché perlomeno per quello che ho potuto capire io. Marcia Luigi mi disse solo che la persona che era a Roma, che era referente, diciamo, di questa questione, era all'epoca il ministro Conso, Giovanni Conso, che era il ministro della giustizia, ed era d'accordo. Qualsiasi cosa ci dovevamo rivolgere a Doriboldi, che era un tramite praticamente. E infatti mi fu fatto anche la proposta quando ero detenuto a Paliano. Me la fecero fare da mio fratello Bonanima Aldo, insomma, io dissi: guarda, non se ne parla proprio, io vado avanti per la mia strada. Per questo già quando era collaboratore? Sì. O prima di collaborare? Anche dopo, quando io sono diventato collaboratore, che ero detenuto a Paliano, mi mandarono a dire, perché mio fratello lo mandarono a prendere una sera, lo portarono ad Afragola. E i Moccia gli dissero: guarda, dici questo a Dario, se lui si dissocia, oppure faccio una lettera, scrive una lettera a Doriboldi dove si dice che lui si vuole dissociare, poi per il resto ce lo vediamo noi. Poi questo sono cose che poi ho detto anche ai magistrati e altri colleghi suoi. Sì, certo, lo sappiamo. Senta, volevo chiederle, volevo fatto una domanda se era congiunta o disgiunta e parallela rispetto all'iniziativa della trattativa dei siciliani. Lei ha risposto, però veramente non ho sentito la risposta. No, era una trattativa, secondo me, punto di vista diversa da quella, diciamo, dei siciliani, insomma, penso, perché sennò credo che se ne sarebbe parlato, che era una cosa, diciamo, congiunta anche con i siciliani. Senta, vorrei chiederle, e quindi praticamente vorrei chiederle Allora, senta, di questa questione della dissociazione ne parlaste anche con Nicola Cosentino? Non ricordo bene, ma anche perché per un semplice fatto, io personalmente non, poi io dissi pure agli altri che non credevo a questa scelta, insomma, dissi la scelta, secondo il mio punto di vista, che non va da nessuna parte, perché perlomeno per quello che pensavo io, dicevo: guardi, cioè, tu uno fa delle cose perché c'è qualcun altro che te lo permette di fare, perché penso che se lo Stato vuole impegnarsi certe cose non le riesce a fare, insomma, questo è il punto. Come è possibile fare una trattativa o parlare di certe cose con lo Stato? È impossibile, io la vedevo una cosa impossibile, come poi è successo, insomma. Non credevo a tutte queste promesse che poi si sarebbero state mantenute. Io penso che, vi ho detto, chi può mantenere questi accordi, insomma, queste sorte di accordi? Non credo che uno Stato può mantenere queste cose, insomma,
togliere l'ergastolo, non sequestrare più i beni, tutti i chierici e contenti, insomma, quindi questa è un'idea che ci aveva anche Francesco Silone Sandoval. Se ne ho parlato con Cosentino, questo non mi ricordo, può essere pure, ma non lo ricordo, insomma. Senta, sì, lei ha dichiarato, ha dato questa circostanza, ha reso una dichiarazione diversa rispetto a quello che sta dicendo oggi, in particolare riferendo sempre all'incontro con Cosentino. Può riferire, può precisare il verbale qual è? Sempre lo stesso del 13 settembre 96, lei ha dichiarato. Parlammo anche dello sviluppo che doveva avere la dissociazione e dei colloqui avuti tra Don Riboldi ed il ministro Conso. Evidente che avevamo interesse che la dissociazione fosse maggiormente valorizzata. In questa maniera avremmo potuto fare 7-8 anni di carcere senza il 41 bis ed uscire puliti e continuare a curare le nostre attività. Il Cosentino mi disse che bisognava stare attenti soprattutto in riferimento all'attività politica degli onorevoli Diana e Natale, in quanto persone vicine all'onorevole Violante, e facevano pressioni affinché vi fosse un intervento costante nella zona da parte delle forze dell'ordine. Lei ha dichiarato positivamente sia il fatto che ne avete parlato della dissociazione con Cosentino, sia che eravate interesse, quindi all'epoca avevate interesse sulla dissociazione, al di là della praticabilità o meno dello strumento. Ti ripeto, l'interesse all'inizio c'era, poi chiaramente quando Schiavone Sandoval disse io non ne voglio più sapere, è finita là, voglio dire, insomma, non è andata avanti, ecco. Conferma quello che le ho contestato, cioè che ne avete parlato con Cosentino di questa vicenda? Io che ne ho parlato pure con Cosentino di questa vicenda. Senta, rispetto alla misura cautelare dell'operazione Spartacus, quindi dopo l'OCC, nel periodo della sua latitanza, Lei ha avuto delle rassicurazioni da parte di Cosentino su quello che era la sua situazione processuale e quello che era il possibile mutamento della legislazione e delle eventuali iniziative giudiziarie che riguardavano il clan dei Casalesi? Mi ricordo solo che sì, si parlava che se avrebbe vinto Forza Italia sarebbero cambiate tante cose, avrebbero cambiato la legislazione contro i collaboratori di giustizia e altre cose, insomma. E oltre al mutamento della legge sui collaboratori di giustizia, quali erano le altre cose che potevano cambiare con la vittoria di Forza Italia? Era l'ergastolo, erano i sequestri dei beni, insomma. Il carcere duro, in linea di massima queste erano queste dovevano essere le richieste fatte se avesse vinto Forza Italia, insomma. Ne parlò con Cosentino di tutto ciò? Come? Ne parlò con Cosentino di tutto ciò? Ricordo male, sì. Quindi ne parlò? Sì. Aveva già vinto Forza Italia nel 94, la rifaccio, riformulo la domanda. Non ricordo male, sì, aveva già vinto le elezioni. Ho capito. Senta, volevo un attimo, chiedo scusa, sì. Cioè lei può anche non ricordare, ma dire se non ricordo male. Se non ricorda lo dice, poi noi, il pubblico ministero, le potrà dire che all'epoca ha detto precisamente così, lei ci potrà dire che non aveva motivi per dire il falso in quella circostanza e mi sembra un po' più corretto così, ma che ci dice tutte le cose, se non ricordo male, se non lo ricorda in questo momento lo dica chiaramente, il pubblico ministero le fa la contestazione e lei farà la sua precisazione al riguardo, cioè se quello che dichiarò all'epoca è fatto vero oppure aveva dei motivi per dire delle circostanze che non fossero corrispondenti a verità. Mi sono spiegato? Va bene, allora diciamo che non ricordo. Perché è sempre lo stesso verbale.
ha dichiarato, il Cosentino mi riferì tra l'altro che la vittoria della coalizione di Forza Italia avrebbe sicuramente comportato un alleggerimento della pressione nei nostri confronti ed in particolare si riferiva alla disposizione di legge sui collaboratori di giustizia. Quindi in termini positivi lo ha dichiarato. In termini positivi significava che qualcosa doveva cambiare rispetto alla situazione che era in quel momento, insomma, sì, ho detto, per i collaboratori di giustizia. All'esito della contestazione si ricorda che ne parlò Cosentino di tutto ciò? Sì, dottore, ne parlò. Gliene parlò. Senta, si parlò anche di un possibile mutamento in relazione alla vittoria di Forza Italia con riferimento alla pervicacia dei pubblici ministeri di Napoli rispetto alle indagini sul clan dei Casalesi. Dottore. Sì, e in che senso? Mi può spiegare? Stato, i pubblici ministeri che ce l'avevano, cioè quelli che ce l'avevano contro, era contro il dottor Cattiro De Rao, e se non ricordo male all'epoca il dottor Greco, insomma, quelli che stavano portando avanti le indagini e quant'altro, insomma. Il dottor Greco e il dottor Cattiro De Rao. Senta, mi può dire in che termini ci potevano essere delle ripercussioni nelle giudiziarie? Ridimensionare il loro potere oppure farli spostare da un'altra parte, insomma, quindi poi non lo so come avrebbero agito nei confronti dei pubblici ministeri di Napoli. Ho capito. Quindi verrà stata una come un orientamento in tal senso? Ne parlaste con Cosentino in tal senso? Risposto sì. Ah sì, non avevo sentito il discorso. Senta, lei fu tranquillizzato da Cosentino con la tenuta dell'ordinanza di custodia cautelare Spartacus nei suoi confronti, prima che fosse arrestato e prima dunque che iniziasse a collaborare? Dalle dichiarazioni che avevo letto su queste carte che ci arrivavano, sui documenti che ci arrivavano, ripeto, non mi preoccupavo tanto della questione di chi mi accusava, perché mi accusavano delle cose che io alla fine non avevo manco fatto, insomma, tra parentesi. Sì, fui tranquillizzato per dire, insomma, che alla fine si sarebbe risolto la questione. Ma in realtà, insomma, dopo quando ho iniziato a collaborare pure Quadrano Giuseppe, insomma, quindi la cosa era molto più complicata, ecco. Fu tranquillizzato da Nicola Cosentino? Sì, dottore, ho risposto sì. Ah sì, e a volte il sì non lo sentiamo, almeno non lo sento io. Senta, ma Cosentino Nicola era anche avvocato? Che le risultasse aveva delle nomine difensive di qualche componente del clan all'epoca in cui risalgono i vostri incontri, quindi fino al suo arresto del gennaio 2006? No, non sono a conoscenza se avesse qualche nomina da qualche persona di quell'ordinanza. No? Non era neppure noto come un avvocato, tra virgolette, nominato, comunque da nominarsi da parte di affiliati? Di questa questione proprio lo sono proprio a conoscenza, non so non se, se lui avesse persone, non lo so. Non lo so. Senta, vorrei...
vorrei chiedere qual era il soprannome, se vi era un soprannome della, di Nicola Cosentino e della sua famiglia. La sua famiglia sono chiamati a Casale gli americani, americano. Senta, lei ha avuto modo di conoscere altri familiari all'epoca di Nicola Cosentino? Non ricordo male, l'avrò pure conosciuto, adesso non ricordo, li ho visti qualche volta di sfuggita, però se devo dire ci ho parlato, no. Li ha visti di sfuggita, aveva conosciuto il padre di nome o di persona, il padre Nicola Cosentino? Il padre lo conosco di vista, ma non ci ho mai parlato, non ci ho avuto mai rapporti. Sapeva di qualche vicenda giudiziaria che aveva interessato il padre? Una conoscenza di questioni giudiziarie del padre. Senta, sapeva se, innanzitutto all'epoca, quindi fino all'emissione della Spartacus e fino al suo arresto, che ruolo aveva Russo Giuseppe? Non ho capito, non ho capito. Che ruolo aveva nel clan Giuseppe Russo, padrino? Ma era, diciamo, un ruolo abbastanza elevato, insomma. Lui partecipava a tutte le riunioni, sia con me, con tutti gli affiliati, diciamo, di vertice. Che lei sapesse che erano rapporti tra la famiglia Russo e Nicola Cosentino? Beh, non lo so se ci avessero avuto dei rapporti tra... Non sapeva se ve ne fossero? Non lo so, dottore. Io, ripeto, la famiglia Russo la conosco tutta, sia i fratelli, la madre. Sono stati diverse volte pure a mangiare a casa sua, però non so se c'hanno dei rapporti familiari o altre cose, insomma. E senta... mi scusi, forse glielo ho già detto, forse l'ha già detto, gliel'ho già chiesto, non ricordo la risposta. La moglie di Cristofaro Gaetano era sorella di chi? Tizia Domenico. Di Tizia Domenico, quindi la persona che ha indicato che era stato coinvolto nella Spartacus. Senta, lei ha conosciuto... Un attimo, non ho risposto, non è registrata la risposta. De Simone, sente lei? Sì, la sento. E allora, la domanda precedente, Pubblico Ministero. La persona, Letizia Domenico, quella persona coinvolta nello Spartacus? Il fratello della moglie di Cristoforo Gaetano. Senta, lei... parlato, ho avuto modo di parlare con Letizia Domenico quando era latitante per farlo, per indurlo a qualcosa. Io gli dissi che non si doveva preoccupare, che pure che l'arrestavano avrebbe fatto poco tempo di carcere, poi sarebbe stato scarcerato, insomma, anche perché non vedevo che potesse centrare lui con tutta un'altra situazione. Insomma, lo tranquillizzai su questa questione. Dove lo vedeva? Sempre a casa di De Cristoforo? Sì, ripeto, anche perché poi quella notte ne arrestarono proprio pochi, solo le persone che dovevano, cioè che non ci avevano rimasti a casa, che non avevano timore, insomma, avrebbero fatto poco di caccia e poi sarebbero stati scarcerati. Senta, quando lei ha già detto... quando si è rivolto a lei Nicola Cosentino per chiederle che l'aiutasse, che lei l'aiutasse, di aver parlato con le altre persone su questo sostegno. Tutti si dichiarano d'accordo, le persone con cui parlò, in particolare le persone che interpellò direttamente, parlo degli schiavoni in particolare, sì, tutti si
si dissero d'accordo con questo, sulla sponsorizzazione a Cosentino. Ha capito la domanda, mi scusi? Sì, ho detto sì. Ah, ha detto sì. Capito. Senta, quali erano, se ne parlaste tra di voi, le utilità che potevate trarre da questo sostegno? Non è che c'erano delle cose ben specifiche da... Come si dice da noi, insomma, un politico può sempre far comodo per qualsiasi evenienza, insomma, anche se io, ripeto, non gli ho chiesto mai nulla e tantomeno so di altre persone che hanno chiesto qualcosa in cambio, insomma. Però è una prassi che è normale, questo l'abbiamo fatto con quei democristiani, l'abbiamo fatto con tutti i partiti, insomma, l'abbiamo fatto con tutte le persone che in quel momento nella nostra zona, nella nostra provincia, si accingevano a candidarsi, insomma, era una prassi normale, ecco. Ho capito. Volevo comprendere, quindi non c'erano altri soggetti che avevano chiesto analoghi sostegni, oppure avete scelto in relazione privilegiare uno o l'altro? Oh, in quel periodo, ripeto, quando noi mi sono interessato di questa questione, erano venuti anche altri personaggi da me per chiedermi di aiutarli. Io ho detto sì a tutti quanti, voglio dire, chiaramente anche dall'altra parte politica, anche dalla sinistra, del Partito Socialista, insomma, io in quel contesto dicevo sì, adesso mi interesserò, però insomma alla fine chiaramente tu scegli di fare una cosa, insomma, per non fare metterti in cattiva voce con gli altri. C'era in quel periodo quando ci sono le elezioni da noi è tutto un via vai di persone che vengono, chiedono voti tutti, insomma. Questo l'ho compreso, però avete scelto Cosentino per le regionali del 95. Lui, è una questione di scelta, insomma, io questo... ripeto, se non era Cosentino erano altre persone, mi sarei interessato uguale. Questo l'ho capito, la mia domanda era se sa dire le ragioni per le quali, tra tanti soggetti che dice che facevano cose, chiedevano analoghi impegni, avete scelto Cosentino. È stata una scelta di scegliere Cosentino perché era di quella zona, era un locale, insomma era una famiglia molto conosciuta, una famiglia in vista, diciamo, nella nostra provincia. Si è ritenuto di fare così, voglio dire. Senta, lei ha parlato con Schiavone Valter, giusto, di questo? Fai pure con uno Schiavone Walter che lui era d'accordo a questa scelta, quindi... Ma vi era un rapporto anche di solido tra gli Schiavone e Cosentino, volevo capire bene questo nodo perché mi ha risposto in un modo che non ho afferrato bene. Rapporto stretto non lo so, non potrei dire che erano amici per la pelle, voglio dire, penso che si conoscevano, senz'altro si conoscevano. Ripeto, in un paese non è che si conoscono tutti, insomma, le famiglie, però se devo dire che io faccio un esempio, non l'ho mai visto insieme a Walter Schiavone a mangiare insieme o a fare altre cose insieme, voglio dire. Perché lei ha dichiarato, a pagina 45, con più specificazione quindi, rispetto a rivolta a Cosentino, ha dichiarato sì, però lui era molto amico degli Schiavone, diciamo di Walterino, ci ha indicato proprio un'amicizia precisa, molto amico, forse, di Schiavone, diciamo di Valterino. No, forse perché, ripeto, c'era quel fatto che si frequentava lo stesso circolo, insomma, ripeto, che poi ci fu un episodio legato proprio a quel circolo, che si fu detto a Valterino Schiavone di non frequentare più quel circolo perché ci arrivò una notizia che gli volevano fare un attentato proprio all'interno del circolo. Siccome Valterino era... Lui era un frequentatore assiduo di quel circo, diciamo che non dico tutti i giorni, ma stava sempre in quel circo ed era diventato pure proprio pericoloso perché era diventato un punto di riferimento, sapevano tutti dove poterlo trovare. Insomma. Quindi, ripeto, ci fu detto pure a Walter Schiavone di non frequentare più quel circo perché c'era una seria possibilità che gli
venisse fatto un attentato da parte di gente di Sant'Antimo, insomma. Scusi, non ho capito la risposta che gli ho detto, rispetto alla risposta che le chiede in istruttoria, ha dichiarato che Cosentino era molto amico degli Schiavone, diciamo di Valterino, volevo capire... L'attentato che c'entra intanto? Non ho capito il nesso, mi scusi. No, per la questione del circolo che frequentavano insieme, erano molto amici, però voglio dire, ho detto già prima, non l'ho mai visto mangiare insieme, oppure andare a fare altre cose insieme, insomma. So che erano amici, come potevano essere amici... tante persone di Casal di Vinci, voglio dire. Mi scusi, lei ha indicato sempre su questo punto, era molto amico di Schiavone, visto che era andato da Schiavone Walter rappresentando la richiesta di Cosentino di sostenerlo nelle regionali, volevo capire, al di là di quello che ha visto con i suoi occhi, quello ovviamente che sa, per qualificare questo rapporto non di normale amicizia, ma di... molto amicizia, molta amicizia, estrema amicizia, quello che è. Amici, molto amici, sì. Poi molto chiaramente amici. Non sapevo come dire diversamente. So che erano amici, si conoscevano bene, quindi... Senta, ha mai conosciuto Corvino Sebastiano? Non si capisce. Corvino Sebastiano, l'ha mai conosciuto? Se non ricordo male, dovrebbe essere il figlio di Corvino Gaetano, credo. Chi era Corvino Gaetano? Corvino Gaetano era stato un ex politico, diciamo, di Casal di Principe, ex assessore al comune. Dove fu arrestato Sandokan e altre persone insieme al cugino, a Diana Raffaele, a Russo Giuseppe, a Diana... Se non ricordo male, dovrebbe essere il figlio di Gaetano, se non lo confondo con un altro Corvino. Quindi. Ricorda un Corvino Sebastiano sindaco, che era stato sindaco negli anni precedenti di Casal di Principe? Allora, io conosco un altro Corvino Sebastiano, ma è diverso da questa persona qua. Di questo ex sindaco lei ricorda di averlo conosciuto? Non lo so, non ricordo di questo Sebastiano Corvino se l'ho conosciuto o no, insomma. Senta, prima che lei sostenesse, come ha riferito insieme altri esponenti del clan Cosentino alle regionali dell'aprile 95, ricorda se aveva avuto altri ruoli Cosentino, politici o amministrativi in Casertano, se ricorda, se lo sa. Ricordo se ha avuto altri ruoli politici, diciamo, in quella zona. Non lo ricorda. Nessuna altra domanda? Le difese? Avvocato Montone per il verbale. Signor De Simone, buongiorno. Soltanto qualche precisazione, anche perché, come le aveva anticipato il pubblico ministero, c'è stato un accordo e abbiamo acquisito parte dei verbali resi in dibattimento. Allora, volevo cominciare un attimo dal farle confermare sostanzialmente i suoi rapporti con De Cristoforo Gaetano. Innanzitutto, De Cristoforo Gaetano è il suocero di Nicola Cosentino? No. È lo zio della moglie, corretto? Sì. Sa come fa la moglie di cognome? Ha detto. Esposito. Senta, quando lei dunque fa riferimento agli incontri che ha avuto con l'onorevole Cosentino presso De Cristoforo Gaetano, in realtà
può confermare chi Cosentino andava a trovare in Trentola, De Cristoforo Gaetano o il suocero? Andava a trovare il suocero. Con riferimento ai rapporti che lei aveva con De Cristoforo Gaetano, ci conferma che questo rapporto di conoscenza e di amicizia tra lei e De Cristoforo era risalente nel tempo? Io mi conosce da bambino, insomma, da quando ero ragazzino. Signor De Simone, mi dispiace, non sento bene, se può. Infatti, adesso... Adesso sento meglio, sì. Sì, allora, stavo dicendo che De Cristoforo Gaetano a me mi conosce da ragazzino, voglio dire, insomma. Ho capito. E ci conferma che quando battezzò sua figlia Marina, la fidanzata del figlio Luigi di De Cristoforo fece addirittura la madrina del battesimo? Sì. Lo ha confermato De Simone? Lo ha confermato. Un'altra conferma, un'altra precisazione in relazione ai suoi rapporti con De Cristoforo Gaetano. Conferma che, che lei ebbe anche a fargli un prestito a De Cristoforo Gaetano, 90 milioni. Cioè c'erano sostanzialmente rapporti di amicizia consolidata, corretto? Sì, era un rapporto molto, sì, per me era come una, come una persona di famiglia, voglio dire. Lei ha riferito, perché le è stato contestato e quindi lo ha confermato in occasione del verbale reso innanzi alla quinta assise, che trascorse parte della latitanza a casa di De Cristoforo. Ha trascorso quindi un'altra parte della latitanza altrove, oppure era il riferimento che lei faceva con questi allontanamenti frequenti, qualche volta andava lì, qualche volta si allontanava, un giorno dormiva lì, un giorno dormiva da un'altra parte? O ha trascorso un intero periodo della latitanza altrove? Diciamo che ne ho trascorso una buona parte a casa di De Cristoforo Gaetano. Quindi un'altra parte altrove? Esatto, altre parti, insomma, cambiavo abitazioni. In altra. Senta, per le regionali del 95 c'erano altri candidati di Casal di Principe che si presentavano a quella competizione elettorale? Che lei sappia, che ne so, Gennaro Coronella per Alleanza Nazionale, Mario Natale con la lista civica, Nicola Ferraro per il CCD. Guardi, può essere come dice lei, però io non ricordo, insomma. Non lo ricordo. Non potete essere certi di dire sì, c'erano anche queste persone. So chiaramente c'erano altri candidati, però non ricordo i nomi. Una precisazione così incidentale. È vero che il clan effettuava operazioni di cambio assegni presso gli imprenditori anche come forma di attività estorsiva nei confronti degli imprenditori stessi? Una sorta di, diciamo, estorsione camuffata. Diciamo che chiaramente c'erano dei personaggi, degli imprenditori della nostra zona che era, esatto, giustamente come dice lei, era un'estorsione come fa, chiaramente se non ti chiedi i soldi però perlomeno mi fai questi favori, ecco. E che spesso venivano negoziati assegni che non potevano essere a loro volta negoziati, cioè venivano portati presso questi imprenditori oggetto di estorsioni camuffate, titoli che erano carta straccia, cioè che più delle volte non potevano essere, cioè non erano negoziati, non erano coperti, non erano negoziabili.
È capitato che in qualche occasione che qualche assegno non era coperto, però chiaramente poi si risolveva il problema. È chiaro che noi come clan non è che c'eravamo la banca dove potevamo commercializzare questi soldi. No, è chiaro, ma questo ci era soltanto una... Insomma, attivo come ho detto prima, come Passarelli, che ce l'ha cambiato in una montagna, secondo me. Sì, certo. No, ma questa era soltanto una precisazione, perché appunto se è un dato oramai storicamente acquisito. Senta, rispetto alle sue conoscenze, diciamo dirette, dei contatti in relazione alla dissociazione Don Riboldi eccetera, lei ci conferma che Cosentino non ebbe alcuna parte in queste relazioni, non effettuò alcun tipo di intervento? Le pongo la domanda se può essere riformulata sulla conferma. Ha reso dichiarazioni, abbiamo tutti sentito, se può riformulare allora, la domanda in Cosentino, modo che sia Cosentino non abbia premesse errate. Cosentino prese parte, per quanto a lei conosce, per quanto è a sua conoscenza, ai contatti, chiamiamoli così, alle trattative per la dissociazione, ministro Conso, Don Riboldi, prese parte, intervenne Cosentino a queste trattative? Tutto a me no, noi ripeto, come ho detto prima, gli esperienti che loro ci dicevano erano Don Riboldi e il ministro Conso, insomma, basta. Cosentino, che io sono in questa questione, non c'è solo entrato. Senta, lei con riferimento ai colloqui che ebbe con Enselmi, no, il dentista di Trentola, ha riferito che questo contatto, che intanto questo Enselmi era il coordinatore, era insomma un soggetto importante a livello locale per Forza Italia. Io sì, era una persona che si è sempre interessata di politica, in quel momento era coordinatore di Forza Italia nel paese. E lei con questo Enselmi ebbe modo di parlare della candidatura di Cosentino sempre durante la latitanza? Sì. Non ho capito, scusi. Sì. Sì. Ha notizia, visto che lei ha riferito del risultato elettorale di Trentola, no? 700 preferenze, ha notizia dei risultati elettorali negli altri comuni presso i quali ha riferito si sarebbero interessate le altre persone, cioè Aversa, Lusciano, Gricignano, Casaluce, Teverola e San Marcellino? Questo non lo so, non saprei proprio dire quanti altri paesi. Trentola sostanzialmente come posso dire, se ne è occupato lei, secondo quanto ha riferito. Sì. Per gli altri comuni invece non ha notizia in questo senso. Senta, in occasione degli incontri durante i quali Cosentino le avrebbe chiesto di interessarsi del suo sostegno elettorale, le fece mai delle promesse specifiche? Le promise mai, se Forza Italia vince, faremo, diremo? Io ricordi come promesse specifiche, no, personalmente non ricordo nessuna promessa specifica. Senta, e le ha fatto mai favori specifici, diretti a lei? Lei ha chiesto mai favori o interessamenti all'onorevole Cosentino? Non ho mai chiesto mai niente di che mi potesse servire a livello personale, insomma. E che lei sappia, l'onorevole Cosentino faceva qualche cosa per l'organizzazione?
avanti. Onestamente, quelle che mi risulta, non mi risulta che abbia fatto qualcosa per l'organizzazione di specifico, insomma, non potrei affermare questa cosa perché non lo so, insomma, non mi risulta. Senta, veniamo un attimo ai modi attraverso i quali lei poi si sarebbe interessato per diciamo promuovere il voto a favore dell'onorevole Cosentino, a favore di, del candidato Cosentino. Lei quando parlava con le persone, in questo caso di Trentola, era un ordine che impartiva, dovete votare Cosentino, o chiedeva una cortesia? Ripeto, non, cioè, se devo dire che le persone li minacciavo per farlo votare, non è così. Chiaramente chiedevo alle persone di votare Cosentino, ma non sotto, voglio dire, sotto minaccia, questo è quello. Era un fatto, per me era un fatto normale, però per le persone, se quando chiedevo un favore mi veniva fatto, insomma. Ma è giusto dire che lei chiedeva i favori, questo favore a queste persone perché a loro volta queste persone avevano chiesto dei favori a lei? Hanno chiesto dei favori a me, ma nel futuro potevano chiedere, insomma, loro sapevano che io ero a disposizione di tutti quanti, insomma, anche, ripeto, anche perché a casa mia dalla mattina alla sera era un vivaio di persone che gli servivano le cose più disparate di questo mondo, insomma. Poi ripeto, siccome Trentola è un paese molto piccolo, ci conoscevamo tutti, quindi senta, il discorso relativo alle pressioni operate dall'onorevole Violante e quindi l'attività politica di Diana e Natale vicini all'onorevole Violante, queste riflessioni erano riflessioni che lei faceva con Nicola Cosentino o che faceva per esempio con gli avvocati nel commentare l'ordinanza, la situazione giudiziaria, la situazione politica? Io ripeto, mi ricordo una di queste questioni avevo parlato proprio con Cosentino, chiaramente proprio con altre persone si parlava di questa questione della di Diana e dell'altro candidato, insomma, no, quindi persona più vicina all'onorevole Violante. In aiuto, diciamo, alla sua memoria, dal verbale del 13 settembre del 96, proprio 92, Natale e Diana erano gli unici che facevano pressione al Parlamento con Violante, poiché poi hanno detto, gli avvocati dicevano che l'ordinanza era un fatto politico, perché se non facevano tutto quel casino che avevano fatto, Violante, diciamo, nelle nostre zone, l'ordinanza non sarebbe mai partita. Mentre io ho pensato un'altra cosa personalmente, che l'ordinanza è partita allorquando si è pentito Quadrano. Questo è quello che lei riferì ai pubblici ministeri il 13 settembre. Ci conferma questo dato? Confermo, perché credo che sia stato così, che Quadrano è quello che ha dato l'input per fare, diciamo, per partire dal... Era il commento, era sull'ordinanza, erano gli avvocati, si riteneva che l'ordinanza fosse un fatto politico, cioè questo era un commento diffuso all'interno dell'ambiente. Guardi, che era una cosa, diciamo, un blitz partito a livello politico, no, anche perché c'erano tanti personaggi del gruppo dei Casalesi, insomma, quindi discutevamo anche di questo, voglio dire, di tante cose, però adesso a questo punto io dico che, insomma, quello che lei ha letto prima, per me, è quella dichiarazione che ho fatto riguardo a Quadrano e quant'altro, insomma. È corretto. Lei ha confermato, a domanda del pubblico ministero, che Cosentino l'avrebbe tranquillizzata rispetto alle vicende, agli sviluppi della sua vicenda giudiziaria successivamente all'emissione dell'ordinanza. Ma questa tranquillizzazione
dicendo che la sola parola di Schiavone Carmine non poteva consentire una condanna definitiva, era legata ad una analisi, diciamo così, di tipo tecnico-giuridica dell'ordinanza, o era legata ad una promessa di impegno politico per far sì che in via politica venissero risolti, nell'ipotesi in cui Forza Italia avesse vinto, i suoi problemi giudiziari? Può darsi che era duplice, non lo so, solo come, perché lui è un avvocato e quindi conosce queste problematiche. L'altro, come ho detto prima, mi fu detto che se Forza Italia avesse vinto le elezioni sarebbero cambiate tante cose. Mi scusi, signor De Simone, però... Però chiaramente adesso in quel momento non so se l'ho detto da politico o da avvocato, questa è una cosa che non potrei decidere io, insomma, perché in quel momento tu dici una cosa, poi non so in quale veste me lo dici, se da politico o da avvocato, insomma. Ho capito. Però mi perdoni, Forza Italia aveva vinto da 2 anni le elezioni, e qui a livello politico, qui addirittura si parla di elezioni a livello regionale, quindi questo proprio per riflettere e per sul suo ricordo, è possibile, secondo lei, che il Cosentino abbia fatto questa tranquillizzazione solamente attraverso una lettura tecnica dell'ordinanza? Perché a livello politico mi sembra francamente un non senso. Presidente, mi oppongo alla domanda così formulata, non senso se riformulo la domanda in un modo che sia anche più aderente alla ricostruzione. Ha già parlato della cadenza dell'ordinanza Spartacus rispetto alle elezioni regionali che erano precedenti all'ordinanza Spartacus. Certo. Se riformula allora... Le riformulo la domanda in maniera più diretta. Cosentino, in occasione di questi presunti colloqui di commento all'ordinanza, fece riferimento per esempio al numero di dichiaranti, al numero di collaboratori, se erano 2, se erano 3, se che c'era la necessità di riscontri o cose del genere? Non ricordo... non lo ricordo queste cose, insomma. Allora, vabbè, soltanto come per rinfrescarle la memoria, le contesto il verbale, sempre quello del 13 di settembre, questo è il riassuntivo, molto sintetico. Cosentino mi tranquillizzava dicendo che la sola parola di Schiavone Carmine non poteva consentire una mia condanna definitiva e che pertanto, nell'eventualità di un arresto, dopo un periodo di carcerazione preventiva sarei comunque uscito. Lei ricorda che questo era il contenuto della tranquillizzazione? Che io l'ho detto pure che io di Schiavone Carmine non mi preoccupavo, perché lette le dichiarazioni che aveva fatto abbiamo compreso, signor De Simone, quindi sostanzialmente lei conferma che questo era il tema sul quale Cosentino la tranquillizzava, la sola parola di Schiavone non era sufficiente. Questo è quello che lui diceva, insomma. Sì. Senta, nel 1990 lei ricorda quale fu il candidato che il clan appoggiò alle provinciali e regionali, si svolsero insieme? Non ricordo, nel 1990 non... Allora facciamo così, fu appoggiato Nicola Cosentino? Ricordo, cioè non ricordo proprio chi fu appoggiato nel 90. Non ricorda che ci fu la candidatura di Schiavone, Marcello? Non ricordo se c'era una candidatura di questo paese. Non ricorda quindi neanche che venne eletto Schiavone? Non ricordo, avvocato.
Anche perché, se non ricordo male, io nel 90 ero detenuto, sono stato detenuto per circa un anno, quindi... Senta, lei ha riferito, anche se ci sono state appunto contestazioni, di aver incontrato l'onorevole Cosentino dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare Spartacus, giusto? Di Simone sente? Sì, ho detto, ho risposto sì, allora. Si sente? E l'incontro durante il quale Cosentino le avrebbe chiesto appoggio elettorale, lei quando lo colloca nel tempo? Lei era latitante in quel periodo? No. Può ripetere la risposta, per favore? No, non ero latitante. Senta, e nel 92 il clan quale candidato appoggiò alle elezioni politiche? Se ricordo male era l'avvocato Martucci. E alle elezioni politiche del 94 ci fu un candidato appoggiato dal clan? Non lo ricordo, perché cioè, io mi ricordo quello che io praticamente mi sono interessato. Nel 94 non ricordo se sono appoggiato qualche altro candidato. Non ricordo. Grazie, signor De Simone, non abbiamo preso. Il pubblico ministero deve completare l'esame. Sì, ho una domanda in sede di esame. Prego. Senta, scusi, nella la domanda della difesa, diversamente da quello che ha preso durante l'esame, ha parlato del fatto che Cosentino, diciamo, non fosse dentro la questione relativa alla dissociazione. Vorrei comprendere perché le parlò Cosentino della dissociazione, della questione riguardante la dissociazione, cioè il piano volto a fermare, creare una legge che riconoscesse la dissociazione con vantaggi per i casalesi. Ma non mi pare che Presidente non abbia mai detto che l'onorevole Cosentino gli ha parlato di questo. Anche se come tutta la premessa sbagliata, quindi si parlava di questo e di questo parlò con l'onorevole Cosentino, ma non che l'onorevole Cosentino gli parlò di questo piano, non l'ha mai detto, mi pare. Parlammo. Sì, cioè, sicuramente c'è la registrazione che può. Allora, se formula in maniera più diciamo, in che termini semplice, parlaste, visto ecco. Che parlaste sicuramente di questo tema, in che termini parlaste della dissociazione? Lei informava lui informava lei, come funzionava la questione, il dialogo che si ebbe sulla dissociazione e soprattutto il fine? Non è che lui mi informava o io informavo lui, sì, parlammo di questa questione della dissociazione, però ripeto, la dissociazione era partita da quei personaggi che ho detto poc'anzi, poi Cosentino, io con Cosentino ho parlato di questa questione. Loro mi dicevano che si poteva cambiare la legge, si poteva cambiare altre cose, però ripeto, è una cosa che abbiamo detto io e Cosentino, lui nella trattativa che c'era in atto, l'ho detto prima,
lui non c'entrava, questo è quello che questo, volevo dire io. Questo l'ho capito, quando gli disse si poteva cambiare la legge, glielo disse Cosentino? Si va a tentare di cambiare le normative per i collaboratori di giustizia, per qua si poteva, insomma, ma chiaramente era una cosa così, ecco. Senta, vorrei comprendere, sempre per questo glielo parlate della situazione insieme a tutte le altre cose, cioè quella della quelli che ha indicato, cioè della modifica della norma sul corpo di giustizia, del fatto che vi erano gli oneri di Diana e Natale che erano pericolosi, bisognava stare attenti, del fatto che il nuovo partito... Beh, ma non facciamo un riassunto... Cioè di tutte queste fatti ne parlaste nello stesso contesto? Sì, se non ricordo male, sì, ne parlavano nello stesso contesto, queste persone che, insomma, politicamente davano fastidio, insomma. Senta, su questo ultimo punto non ho compreso perché la risposta che ha dato bene in sede di controesame, perché in sede di esame è stato preciso nel dare un'indicazione, fu Cosentino che le disse che bisognava stare attenti a Diana e Natale. Sì, sì. Sì, ho capito. La domanda di precisazione fu per la prima volta, glielo fu detto per la prima volta da Cosentino, o quello che le disse Cosentino fu una conferma di quello che già sapeva, in termini diversi o meno? Si sapeva da tempo che questi personaggi qua che ho detto prima, che erano vicino a Violante, potevano essere pericolosi e davano fastidio sul territorio, insomma. Okay. È un discorso già che si sapeva da molto tempo. Quindi fu una conferma. Senta, e questa indicazione del pericolo di queste due persone era rappresentato anche per... Presidente, mi perdoni, ma non è stato proprio oggetto di controesame da parte della difesa, quindi non aveva... il tema è stato esplorato quando è stato il turno del... Avvocato, come non ha parlato dei difensori, se l'ha saputo dai difensori. È un argomento... Però non è che sia una condizione... Ah no, vabbè, necessaria, ne prendiamo atto, diciamo. Va benissimo. Presidente, comunque l'hanno detto, ha contestato anche il passo, l'avete saputo dai difensori, è stato un passo anche contestato, ne avete parlato direttamente, vabbè, non avete fatto la domanda. Faccia la domanda. Al di là della possibilità di farla, questa era la domanda. Vorrei, già risposto, era per capire bene la dinamica. Senta, vorrei comprendere la preoccupazione e il pericolo che rappresentavano per l'organizzazione, a detta di Cosentino, confermando quelle che erano le vostre conoscenze, Diana e Natale, riguardava soltanto il fatto che veniva soltanto tra virgolette il fatto che veniva esposto a livello nazionale il fenomeno del clan dei Casalesi, o riguardava anche una possibile interferenza negativa in relazione a quelle che erano le ipotesi normative che si andavano a delineare in astratto nel futuro, secondo progetto? Non lo so adesso chi era riferito, insomma, ripeto, non è che siamo entrati nello specifico, non so, noi sapevamo solo che erano delle persone che potevano dare fastidio, però non lo so se lo potevano fare, a che livello, come, in che modo, voglio dire. Senta, sempre la domanda della difesa, lei, diciamo in modo più specifico, la domanda dell'accusa è stato più generico, ha riferito di una pluralità di incontri avvenuti sia in una fase di latitanza preventiva, cioè quella precedente all'ordinanza Spartacus, avendo già a disposizione liste di quelli che sarebbero stati arrestati e quindi agendo lei già come se fosse latitante, sia di incontri avvenuti da latitante formale, cioè quando poi l'ordinanza Spartacus venne eseguita nel 5 dicembre 1995. Lei, la ricostruzione, diciamo, resa in sede di esame, ha ricordato la latitanza come sostanzialmente unica, al di là dei momenti di cesura preventiva ante 5 dicembre 95 e formale dopo il 5 dicembre 1995, oppure ha, diciamo, tra virgolette, indicato proprio il termine latitanza in senso compiuto, preciso, cioè la latitanza formale dopo lo Spartacus, tracciando i suoi primi... Cioè, era ricercato dalla polizia o no?
perché prima magari aveva notizie, sapeva che poteva avvenire, ma non era ricercato. Presidente, la domanda è un po' diversa. Allora, però facciamola più semplice, perché non abbiamo capito neanche noi. La domanda è, siccome lui ha parlato più volte di incontri durante la latitanza, allora la domanda era, quando lei ha risposto di questi incontri durante la latitanza, intendeva, al di là delle specificazioni che poi ha dato, la latitanza come un unico, cioè la latitanza preventiva che aveva fatto in attesa dello Spartacus e anche quella successiva, oppure quando diceva latitante ero latitante formalmente? No, ma non si capisce, abbia pazienza, pubblico ministero. Allora, Presidente, durante il De Simone ha detto che sapevano che era, diciamo, in pentola bolliva qualcosa contro di loro. Alla domanda della difesa ha fatto riferimento al fatto che l'incontro preelettorale era avvenuto durante la latitanza e lui ha risposto sì. Poi ha specificato in un secondo momento che si svolgeva un'attività di latitanza preventiva anche prima e che l'incontro dopo l'ordinanza Spartacus è avvenuto dopo l'ordinanza Spartacus. La domanda era ovviamente per comprendere se, l'ho già in parte risposto in una seconda domanda, cioè che prima delle elezioni dell'aprile del 95 lui non era latitante. Questa è la domanda. Lei alle elezioni regionali dell'aprile 95 era latitante o no? Non ero latitante. Si comportava come se lo fosse? Sì. Nessuna altra domanda. Presidente, allora le chiedo scusa su queste precisazioni del pubblico ministero, anche prendendo atto della libertà di manovra che lei ci ha riconosciuto. Signor De Simone, l'ultima cosa, mi perdoni, ma tutte queste cose delle quali lei ha parlato in maniera diffusa con Cosentino, dalla casa del suocero vicino alla casa di De Cristofaro, tutti questi colloqui sono avvenuti prima o dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare per il processo Spartacus? Cioè sono avvenuti dopo il dicembre del 95, quando lei era formalmente latitante, o prima? Prima dell'ordinanza Spartacus. Prima dell'ordinanza Spartacus. E con riferimento a questa cronologia, quando l'onorevole Cosentino avrebbe con lei commentato, lei ha riferito 2-3 domeniche, qualche incontro, quando più o meno, se riesce a ricordare il tempo, questi colloqui si sarebbero svolti? Prima o dopo le elezioni dell'aprile del 95? Utilizziamo questi parametri di riferimento. Presidente, mi scusi, non è chiaro la domanda, perché la prima domanda sembrava, non confondo il testo principalmente, la prima domanda sembrava richiedere l'incontro dopo l'ordinanza di custodia cautelare in cui commentano l'ordinanza, quando è stata fatta. La parte c'è la domanda introduce un elemento che obiettivamente, riportando prima l'ordinanza Spartacus e poi le elezioni amministrative del 95, introduce elementi che non consentono, allora, di capire la domanda. Lei ha un ricordo rispetto al tempo in cui avvennero i colloqui con l'onorevole Cosentino presso la casa di De Cristofaro Gaetano? Mentre dopo le elezioni, dell'aprile del 95. Sul punto, questi incontri, è l'ultima precisazione, erano incontri con Cosentino che avvenivano perché prendevate un appuntamento, perché c'era un accordo preliminare, anche quelli quando lei non era ufficialmente latitante, perché c'era un accordo, un appuntamento, erano incontri di tipo casuale? No, incontri di tipo casuale, non c'è stato mai un appuntamento dato da me o da lui, insomma, per incontrarci. Ci incontravamo là perché, ripeto, la casa era un unico cortile, insomma, quindi insomma, ci incontravamo, ecco. Lei nel verbale
quando fu sentito il dibattimento poco tempo fa, il 17 febbraio dello scorso anno, riferì sul punto che l'incontro era di Presidente, puro mi scusi, caso. O è una contestazione a quello che ha detto poc'anzi o è una domanda nuova, quindi se fa la domanda... Faccio una domanda. Ricorda se l'onorevole Cosentino era già sposato? Non so se era già sposato, ma credo di sì, però. Penso, non... Perché lei appunto ha riferito, non era ancora sposato, era fidanzato con questa persona, foglio 117 del verbale acquisito, e quindi la domenica veniva a mangiare a casa del suocero. Ma pare che l'ha detto anche, ha fatto un accenno al fidanzamento sicuramente, adesso non so se riguardava i pranzi della domenica o altro. Il fidanzamento è un'altra circostanza. Beh, non ricorda se era sposato o fidanzato, a questo punto io le ho contestato questo verbale in cui le fa riferimento a essere fidanzato, poi se ha un ricordo su questo. Io mi ricordo che eravamo fidanzati all'epoca. Io ho completato, Presidente. Grazie, signor Presidente. Aspetta, scusi, soltanto per fare chiarezza, perché la domanda, io credo non abbia capito bene la risposta, perché a un certo punto si è fatta la domanda, sulla domanda se gli incontri con Cosentino erano stati fatti preelettorali, erano stati fatti dopo le elezioni. Lui ha risposto sì, ma penso che non abbia capito la domanda, che se no non ha senso quella risposta. Presidente. No, nel senso che ha parlato. Io non ho fatto dei incontri domande con riferimento a incontri preelettorali. No, io ho detto. Gli incontri quando si collocano nel tempo e il collaboratore ha detto dopo le elezioni. Punto. Io non ho fatto riferimento a incontri preelettorali. Allora, avvocato, esattamente questo. Allora, siccome ovviamente ha parlato di incontri preelettorali, se no tutto quello che ha detto non aveva senso, evidentemente non ha capito la risposta, la domanda, perché se no la risposta ovviamente è un non senso. Mi sembra che il chiarimento sia necessario. Allora, De Simone ha sentito di che cosa si discute? Sto ascoltando, ma non... Cioè se lei abbia avuto incontri prima delle elezioni... E anche dopo, o soltanto prima o soltanto dopo? Io gli incontri li ho avuti sia prima che dopo, insomma, le elezioni. Ma Presidente, mi perdoni, e allora a questo punto la precisazione è la precisazione. I commenti relativi all'attività politica, a Violante, alla legge sui pentiti, alla dissociazione, questi colloqui, numerosissimi colloqui, che lei avrebbe avuto con Cosentino, aventi ad oggetto questi temi, avvennero prima o dopo le elezioni dell'aprile del 95? Della dissociazione, della vittoria di Forza Italia, di Violante, di Diana e di Natale. Lei parlò con Cosentino prima o dopo le elezioni del 95? Presidente, mi scusi, mi oppongo per il semplice modo che può essere formulato in modo diverso la domanda, nel senso si può formulare in modo diverso, perché sennò si tratta di cercare di far cadere la ponte sulla base di un eventuale difetto mnemonico rispetto alla singola data, rispetto ai singoli eventi. Quindi si può riformulare la domanda in un altro modo, laddove non si cerchi semplicemente di far cadere in trappola il test sulle date. Presidente, l'avvocato vuole sapere. Primo, io in sede di controesame ho tutto il diritto di fare cadere il test in trappola. Certo. Punto secondo, ho fatto una domanda che mi pare assolutamente logica. Ho indicato lo specifico contenuto dei colloqui. E ho chiesto al signor De Simone se i colloqui che avessero questo contenuto specifico sono avvenuti prima ripeto, o dopo il contenuto specifico, quando si parlava di Violante. Di Violante, della legge sui collaboratori, di Don Ripodi, eccetera. Presidente, mi oppongo formalmente. L'opposizione non è accorta. No, mi oppongo allora, perché ha indicato chiaramente che dopo l'ordinanza Sparta, così si può essere riformulata la domanda in altro modo, e siamo passati tutto il tempo a indicare Sparta. Dopo l'ordinanza Sparta, la tranquillizzazione dell'ordinanza Sparta, qualcosa, cioè, quindi, no, guardate, facciamolo parlare, perché stiamo avvenendo proprio quello che l'ufficio di presidenza non vuole avvenga, perdiamo tempo. Nel
caso specifico non ho fatto riferimento all'ordinanza, il Presidente mi ha seguito, ho fatto riferimento espresso a dissociazione, Don Ribolt, cambiamento della legge sui collaboratori, Natale, Diana e Violante. Allora, De Simone, si ricorda di queste cose, con Cosentino avete parlato prima o dopo le elezioni? Ripeto, io mi sono interessato di questa questione, poi gli incontri con Cosentino, io penso, credo che sono sicuri di averli avuti dopo le elezioni dell'aprile 95. Vabbè, adesso fa una domanda, la faccio io. Senta, lei proprio all'esordio, all'inizio della deposizione, ha fatto riferimento all'appoggio a Mastucci. Si ricorda? Sì. Poi ha detto che c'era stata una scelta per Cosentino. Ma faccia capire una cosa, in questi casi, cioè chi sceglieva e perché sceglieva, per passione politica o per che cosa? Io credo che la passione politica c'entri ben poco, Presidente. C'entra l'amicizia, la persona che conosci, che del paese, insomma... entrano queste cose qua, non credo per una questione politica, perché poi da noi di politica non è che ci interessava tanto, insomma. Senta, e chi sceglieva? Prego? Chi sceglieva? Ma chi sceglieva? Io non ho mai scelto nessuno, potevo scegliere, poteva essere i vertici del, poteva essere Scione, Sandokan, come all'epoca poteva essere Bardellino, come poteva essere questi personaggi qua, insomma. Ho capito. Va bene. Allora, vedete, consegno i verbali di cui ha dato il conto acquisitivo. Va bene, allora possiamo autorizzare l'interruzione del videocollegamento e possiamo anche liberare l'avvocato Sergio Mazzone, che era qui per assisterla. Arrivederci, De Simone. Arrivederci, Presidente. Arrivederci.